Gustavo Adolfo Roll, nato nel 1903 e morto in realtà all'inizio degli anni 90, nel 94 se non erro, e sì, è generalmente considerato il più famoso sensitivo italiano mai vissuto. Una delle cose che però mi hanno colpito quando ho iniziato a leggere anche interviste poche che ha rilasciato lui, o comunque dichiarazioni che sono state poi riportate alle persone che lo conoscevano, è che lui non si è mai definito un sensitivo. Lui non diceva di essere un sensitivo, né un parapsicologo, né un medium, né tantomeno un mago o un prestigiatore, figuriamoci. Per cui in realtà la definizione è complicata, di quello che lui ha fatto, di quello che lui era o di quello che lui, a detta di tutti, sapeva fare. Dimmi, Clay. Se Prego. posso usare le parole di mia mamma, anche del libro che ha scritto mia mamma, è stato un grande precursore. Rolli, il grande precursore, che è il titolo appunto del libro, perché per quello che so, lui non, appunto non si definiva né prestigiatore né sensitivo, niente. Lui semplicemente, come dicono le sue stesse parole, aveva scoperto la tremenda legge che legava il colore verde, la quinta musicale e il calore, che per noi ancora non sappiamo che cosa vuol dire. Qualcosina forse stanno cercando di capire nella fisica quantistica e forse riusciranno a collegarlo a quello che faceva Rolle. Però lui ha sempre detto che lui ha scoperto, ha capito, o meglio, qualcuno gliel'ha inserito a un certo punto, per come la vedo io, come lo diceva anche lui, dice io sapevo fare queste cose, ho scoperto che potevo fare queste cose. E le faceva, ma non si è mai definito appunto né sensitivo. Poi certo, chi lo conosceva sapeva benissimo che lui faceva dei giochi di prestidigitazione, assolutamente. Io non so tantissimo dei suoi esperimenti, so che ha fatto dei grossi esperimenti ma non solo per lui. Quello che erano i salotti nella seconda guerra mondiale, quindi lui ha la tra virgolette, non voglio dire castronerie, ma ha lavorato nel senso che è stato chiamato da certe branche che era del fascismo e del nazismo in quel periodo, che studiavano l'occulto e faceva un esperimento famoso che ha fatto è stato quello dell'ubiquità. Lui era, mi sembra, a Londra e a Berlino nello stesso momento, era in due punti diversi. Questo è uno dei vari esperimenti che faceva. O Londra, non so, io ripeto, non so di preciso, so che queste cose me le ha raccontate mia mamma, io c'ho un libro, cioè io ho avuto mia mamma per anni, quindi qualsiasi cosa bastava che chiedevo a lei, adesso è ora che mi inizio a leggere i libri perché non c'è più mia mamma, quindi Chiaro, dovrò chiaro. andare sulla carta. E quindi lui non si definiva di queste cose qua, nonostante facesse queste cose, facesse anche trucchi, diciamo, di prestidigitazione. Chi lo frequentava sapeva che faceva, discerneva a chi poteva fare certi esperimenti, quindi di un certo livello dove si parlava e si facevano certe cose di una certa caratura, e altre le persone con cui fare i giochetti, quelli di prestidigitazione, che se no, cioè, no, che non avrebbero capito. Quindi diceva bene, chi non perdeva tempo, tra virgolette, per queste cose qua. Queste sono tra le poche cose che so di lui come persona, e anche perché quando l'ho conosciuto, insomma, è stato abbastanza duro, poi lo racconterò magari dopo. Tu conosci sicuramente la figura di Gustavo Roll meglio di me, io me ne sono interessato solo di recente. Non dico per preparare questa live, ma quasi. Invece tu lo conoscevi già, e infatti sei stato tu poi a propormi di fare questa live qua e a mettermi in contatto con Clay. Grazie mille, ovviamente. Che cosa puoi dirmi della figura, di quello che tu sai di lui e dei suoi esperimenti e di quello che ha fatto? Ma allora, Roll è sempre stata una figura che mi ha sempre in qualche modo incuriosito perché intanto non era mai al centro dell'attenzione come facevano i prestigiatori, come facevano i maghi. Lui si riuniva in stretti circoli, aveva delle persone che seguivano e cercavano di capire
quello che faceva. Di fatto, una delle cose che mi ha sempre invece dato un po' più fastidio è l'accanimento che hanno avuto su di lui quelli del CICAP, ad esempio, tra cui, com'è che si chiama, Mago Silvan, ad esempio, che voleva dimostrare, in poche parole che tutto quello che faceva erano giochi di prestigio. Però, questo adesso lo mettiamo da parte, poi lo vedremo nel dettaglio. Altra cosa che mi ha sempre incuriosito di Roll, quello che diceva prima anche Clay, questa unione di tre elementi apparentemente che non potrebbero essere più lontani tra loro e che in qualche modo erano la sua chiave di lettura, si può dire anche dell'intero universo in qualche modo, perché lui, stando a quanto affermava, era in grado di governare questi tre elementi e non si sa come di manipolare la materia in qualche modo. Manipolare la materia significa che testimoni lo hanno visto diventare un gigante, un nano nel giro di pochi minuti, lo hanno visto far compiere dei prodigi molto interessanti e particolari. Dove, ad esempio, uno dei casi più eclatanti che forse aveva raccontato Bevilacqua, che era tra uno scrittore che è morto di recente, mi sembra, che lo frequentava e aveva raccontato che durante una di queste sedute, uno dei suoi quadri, uno dei quadri di Roll, non si sa se dipinto da lui, e anche qua c'è da aprire un'altra parentesi poi, se dipinto da lui o da un altro pittore. Aveva un elemento che si spostava da solo sul quadro ed era nella fattispecie un omino che si era mosso dalla parte sinistra alla parte destra del quadro. Così come lo hanno visto far attraversare i muri degli oggetti, delle rose. Io mi ricordo la testimonianza di una signora che parlava appunto di questo lancio di una rosa contro una parete che va a finire proprio dall'altra parte, quindi nell'altra stanza, e tutta una serie di altre cose. Ora, diciamo che da una parte contro di lui, tra virgolette, potrebbe esserci questo, che non ha mai voluto o forse non gli è mai interessato far sì che qualcuno lo riprendesse durante questi esperimenti. Così come non gli è mai interessato, da che io ricordi, di venire analizzato, quindi che il CICAP si interessasse a lui piuttosto che. Perché lì, ad esempio, il CICAP c'è sempre un po' sto vizietto di andare a ficcanasare anche quando non sono richiesti, cioè voglio dire, non era uno che chiedeva soldi, non era uno che si spacciava e si millantava, quindi che diavolo volete? Come al solito, ad ogni Ok, almanacco io ho un'ammazzata al CICAP, la devo non riesci a tirare. trattenerti, Non ce la ce faccio, l'hai non lì ce la sulla punta della faccio. lingua e non riesci a trattenerti, Non va ce la bene. faccio, non ce la faccio. Clay, volevi dire qualcosa? Prima dicevi che faceva, modificava la materia e tutto quanto, ma lui ha sempre detto che non era una cosa che poteva fare solo lui, anzi, lui riusciva a farlo, ma perché è una cosa che dovremmo, cioè, possiamo fare tutti una volta che capiamo la tremenda legge. E la tremenda legge pian piano la stanno cercando di capire, ma non lo sanno che lo stanno lavorando su quello. Il fattore è quello, c'è chi lavora sulla frequenza, quindi lì si parla della quinta musicale, e automaticamente adesso hanno scoperto che frequenza, suono, una cosa e l'altra crea un calore. Quindi riusciamo già forse già quasi a capire, a comprendere cosa c'entra il calore con la quinta musicale. Però ci manca ancora il colore verde. Quello ancora dobbiamo capire cosa intendesse. Allora, vorrei spiegare per eventualmente chi non sapesse di che diavolo stiamo parlando, che cos'è la quinta musicale.
Ok, che sono teoricamente due note suonate in accordo tra loro, cioè una specifica, devono essere separate da dei sette semitoni, se non erro. E lui parlava della sovrapposizione del Do e del Sol, se non erro. Ok, che creano una specifica vibrazione che dovrebbe entrare in risonanza con quella del colore verde, perché anche i colori in realtà sono vibrazioni, cioè il nostro occhio decide che cosa farci vedere in base alla vibrazione emessa dalla luce che tocca una superficie. Ok, quindi non è che le cose sono veramente colorate di quella roba là, il nostro occhio lo interpreta in quella maniera. Lui aveva teoricamente scoperto. Quello che poi era, da quello che ho capito, è come dire, è un interruttore questa cosa, cioè scoprire l'esistenza di questa legge gli ha teoricamente permesso di accedere a un mondo di possibilità, ma non era una roba che una volta che scopri quello costruisci il raggio della morte, è come dire il primo passo per iniziare a poter interagire con la realtà in un'altra maniera, da quello che ho capito, che... Iniziare l'evoluzione. Se ci fate caso, però, alcune delle cose che lui sembrerebbe che abbia fatto, l'ubiquità, la cosa di far attraversare i muri agli oggetti, sono le stesse cose che per anni hanno cercato di fare gli esperimenti portati avanti dalla CIA e probabilmente anche dal KGB, ma ancora non hanno disseppellito tutta la documentazione, nel tentativo. In alcuni casi si dice anche riuscito di utilizzare la visione a distanza, telepatia, addirittura riuscire a attraversare i muri. Sai che ci avevano fatto anche un film molto carino, L'uomo che fissava le capre, che fa ridere il film, ma è basato su cose che sono state fatte Sì, ma realmente. non sottovalutiamo la cinematografia su queste cose, perché a volte sono rilascio controllato di informazioni che chi le capisce chissà, dice, ah, chi no, no. Uno particolare su queste cose qua è Steven Spielberg. Spielberg ha parlato di cose in momenti non sospetti, ma poi dici, azz, però, a partire da incontri ravvicinati del terzo tipo, passando per i predatori dell'arca perduta e ancora gli ultimi film che fa adesso, chi riesce a intendere certe cose se ne rende conto. Effettivamente, dimmi. Anche solo, vabbè, forse io cerco il messaggio positivo in qualsiasi cosa, anche solo in Ready Player One. Non so se l'avete visto, Sì, c'è un visto. messaggio di base che comunque per i tempi che corriamo non è da sottovalutare. Torniamo un attimo alla figura storica, diciamo, di Gustavo Roll, ok? Lui è nato appunto all'inizio del Novecento e però, se non erro, lui stesso ha affermato che il suo cambiamento mentale, quando ha scoperto dell'esistenza di questa tremenda legge, che mi interessa anche perché lui la chiamava tremenda, questa legge, che lui diceva di aver scoperto riguardo la relazione tra calore, quinta musicale e colore verde. Perché io ho letto delle cose, ma magari tu le hai sentito parlare in prima persona o te l'ha detto tua madre. Ma io no, penso da quel che ho capito dei discorsi, scusate che c'è il gatto che non ci posso fare niente, comunque, dei discorsi che ho captato e tutto quanto, che sia tremenda per il potenziale che una persona ha conoscendola, scoprendola, perché in effetti, come io ho la visione del mondo in toto con questa visione, cioè tutto quello che sta succedendo tecnologicamente parlando è fighissimo. Il Neuralink, i satelliti, tutte queste cose scoperte, le parti biomeccaniche, le nanomacchine, il grafene, tutte queste cose possono essere fighissime. Ma in una società retta, in una società che ha dei principi e non che prevalica, non nella nostra società, insomma. Sì, capisco. Quindi, sai, il Neuralink è una roba fighissima, se non sai che ci può essere qualcuno che te lo hackera o ti manipola o che viene utilizzato in modo sbagliato. Se no, potrebbe essere una risorsa per l'umanità enorme. Però Certo. è sbagliato la base su cui lo si utilizza. Il motivo, insomma.
Sì, no, no, certo, dice, in una società capitalistica estesa ormai a tutto il mondo, dove l'unica cosa che importa è il guadagno, è chiaro che è difficile fidarsi. Sì, è proprio insito nelle persone, ormai non è più un fattore della multinazionale che ci vuole lucrare, no? È proprio la persona sola che gli viene in mente di sovrastare un'altra persona perché in quel momento gli è antipatica, cioè Sì, proprio capisco. bisognerebbe basare la società, per quello che ogni tanto dico, nuovo ordine mondiale, forse c'ha ragione, ripartiamo da capo, però siamo lì, ci sono sempre loro a potere, non partiamo bene. Sì, esatto, dici, è bello, ripartiamo da capo, ma se poi i capi restano gli stessi di prima, non è che migliora molto la Esatto, se non c'è situazione. l'evoluzione, se non c'è il passo evolutivo. Abbastanza. D'altronde, Blunel ci dice: d'altronde, come reagiresti a scoprire che sei in grado di far attraversare i muri alle cose? Io lì per lì darei di matto. Il problema è se improvvisamente tutti diventassero in grado di farlo, senza, anche se secondo me, in base a quello che pensava Roll, non era possibile questa cosa. Cioè, non è una cosa che si ottiene semplicemente con un aggeggio tecnologico. Serve un percorso spirituale interiore, per cui non ci può arrivare chiunque. Perché se invece ci arrivasse improvvisamente chiunque, grazie a un'innovazione tecnologica, immediatamente vivremmo in un mondo dove ci sono dei delinquenti che attraversano i muri. Cioè, Sì. non vivremmo in un mondo di persone evolute, no, un mondo dove i delinquenti fanno un'altra cosa in più. Non solo ti entrano in casa dalla finestra, ma attraverso il muro. Però non sarebbe niente di diverso, cioè sarebbe il mondo di prima, in realtà, sarebbe terribile. Speriamo non devono Ancora attraversare i peggio, mulini. cioè, i villain veramente alla film. C'era una roba, una serie TV di qualche anno fa che si chiamava, oddio, era inglese, comunque che durante un temporale a random qualcuno ha ricevuto superpoteri e quindi c'era chi magari utilizzava il suo potere a fin di Hero. bene e chi invece faceva il mega villain e quindi andava in giro a rubare banche, a ammazzare gente, che gli era antipatico, insomma, tutte queste cose qua. Ovviamente. Beh, era un po' la base del film Chronicle, se non erro, che erano tre amici, però loro forse avevano avuto a che fare con degli alieni, non mi ricordo bene. Sì, Comunque, qualcosa andavano da qualche del parte, genere. acquisivano dei Misfits, poteri. ecco. Ah, Misfits! Ah, oh, La serie era cavolo. Misfits. Ok, sì, ho capito, ho capito. Stanford, Allora, Max. sai che stavo cercando Dimmi. di ricordare, Cosa? non so come, non so dove, E nemmeno perché. e nemmeno perché, Perfetto. questa cosa di questi tre elementi legati da questa legge. Sono anche alla base di ricerche che sono state fatte sembrerebbe perché si vocifera di questa cosa, ma tipo ad esempio in rete adesso stavo cercando un attimo per capire se me lo sono sognato cosa, che Perfetto. ci sia stato un esperimento alla fine dell'Ottocento tra Scrabin, musicista, Tesla e Stanford White, un architetto, insomma, un architetto americano di fine 800 che poi è stato fatto fuori, insomma, un macello anche lì. E pare che appunto l'esperimento che volevano condurre questi tre fosse quello della trasmissione del calore attraverso la musica, la generazione di immagini. Non si parla del verde in senso stretto, ma di colori, immagini, eccetera, e insieme a questo trasmettere il calore, quindi una sorta di energia sotto forma di calore. Di più non mi ricordo, ma credo che fosse qualcosa che avevo letto forse in un forum, se allora non ricordo male, però appunto c'è questa somiglianza con questi tre elementi, perché Scrabin era un musicista. Tesla sappiamo benissimo cosa combinava. Esatto. Stanford White invece mi sfugge cosa avrebbe potuto fare se non al massimo intervenire proprio sulla questione delle immagini, dei colori. Poi, tra l'altro, se non ricordo male, Scrabin fu uno dei primi a utilizzare i colori associati alle note, quindi a fare dei concerti suonando, non mi ricordo se il piano piuttosto che qualche altro strumento, proiettando dei colori in base alle note che venivano suonate.
Quindi forse da un certo punto di vista Interessante questa cosa. potrebbe esserci un collegamento, eh? Poi magari è solo un caso, però. Beh, è interessante però quello che diceva appunto Roll riguardo questa tremenda legge, che è una roba che poteva dare al mondo delle cose incredibili e che lui non riteneva fosse una cosa né che chiunque avrebbe potuto imparare in realtà, ma che fosse un bene che non tutti potessero imparare, somiglia molto a quello che diceva Tesla. Quando lui scoprì un certo tipo di cose, disse: no, no. Io gli appunti di questa roba li distruggo perché so assolutamente che se venisse in mano a qualcuno come la famosa macchina che sarebbe stata teoricamente in grado di generare terremoti, cioè questa roba no, perché so che verrà usata sicuramente male dai potenti del mondo. Era evidente per lui che fosse uno sbaglio dare in mano un certo tipo di cose a chiunque. E in questo somigliava molto all'opinione che aveva anche il costruttore di Coral Castle. E anche lui non ha mai diffuso il modo in cui l'ha costruito per lo stesso motivazione. Non si fidava dell'umanità, in buona sostanza. O chissà come mai. Chissà come mai. Roll aveva un atteggiamento diverso da questi altri due. Secondo me, innanzitutto perché era un credente. Direi che è evidente da tutte le sue dichiarazioni che fosse un credente. E quindi a lui le persone piacevano di più. Cioè, probabilmente a Tesla, secondo me, le persone non piacevano tantissimo. Quello di No. Coral Castle, men che meno, ha vissuto da solo per anni. È chiaro che a lui le persone non piacessero tanto. Invece a Roll piacevano le persone. Tant'è che ho letto che in realtà non è vero che lui non ha mai. Non si è mai fatto analizzare da qualcuno. Cioè, lui ha fatto alcuni suoi esperimenti anche davanti a Piero Angela, Sì, almeno in due occasioni differenti. Piero Angela ha visto benissimo quello che era capace di fare. Ma sappiamo benissimo che chi è Piero Angela e qual è lo scopo di Piero Angela, almeno io lo so, poi non so chi No, sa va. chi è Piero Angela, Però, cioè, qual è e non è lo l'unico comunque, però. perché lui ha fatto i suoi, chiamiamoli esperimenti, anche davanti a prestigiatori, non davanti a Silvan. Ma perché gli stava sul culo? Cioè, nel senso, Principalmente, gli stava antipatico. Silvan si è sempre posto con un atteggiamento di ostilità a prescindere nei confronti di Roll. A lui non piaceva questa persona, quindi, però, davanti ad altre persone che non erano suoi amici, erano altre persone che però non gli stavano antipatiche. Ha fatto questi esperimenti, li ha fatti davanti anche a Piero Angela e ad altre persone, la maggior parte dei quali gli hanno rilasciato attestati di stima o di non ho capito come ha fatto, santo cielo, wow. Ok? Cioè, e quindi è una cosa un po' particolare. Non è che non si sia fatto fare, però volevo tornare alla figura storica. Lui ebbe quell'illuminazione a 27 anni. Cioè, prima potremmo dire che era una persona normale, fatto tipo l'impiegato di banca, se non erro, come suo padre. Ci ha girato un po' per l'Europa, faceva l'impiegato di banca, però aveva questa curiosità. E un bel giorno, guardando, se ho letto bene, l'arcobaleno, ebbe una sorta di illuminazione riguardo il rapporto tra il colore verde, la quinta musicale e il calore, scoprendo questa tremenda legge, che poi ha analizzato, cioè gli ha aperto questo mondo di possibilità e ha iniziato a fare delle cose. Ok, cioè, e questo è successo quindi, dato che lui aveva tipo 27 anni, nel 1930 più o meno, a ridosso comunque degli anni 30. Sì, come scrive Peanuts, Roll rimase molto deluso da Piero Angela, come confidò ad un giornalista che poi lo ha anche scritto. Rimase deluso perché chiaramente Angela non gli disse davanti in quel momento quello che poi invece ha detto successivamente. Quindi è chiaro che uno ci resta male, cioè davanti a me ti comporti in una maniera, poi fuori dici qualcos'altro. Io da un lato capisco Angela, la sua posizione era quella, lui era come adesso il suo figlio, immagino, il difensore della verità scientifica, del metodo scientifico Della applicato dal razionalità. CICAP, per cui come altri, immagino, perché ho letto di altri che hanno detto: boh,
noi non riusciamo a capirlo, non riusciamo a misurarlo, quindi non è vero. E hanno smesso di andare da lui. È un atteggiamento particolare, uno può dire che è un atteggiamento sbagliato, è comprensibile nella natura umana reagire in questa maniera, però siccome non lo puoi misurare, allora non è reale. Perché? Sai che penso che tutto dipenda sempre dalla solita questione del dogma, cioè se metti in dubbio la scienza e il suo metodo, che poi qua non si tratta di mettere in dubbio la scienza e il suo metodo, però la gente potrebbe intenderlo così, perché si parla di fenomeni che probabilmente non possono essere misurati con le nostre conoscenze e forse non potranno mai esserlo. Il punto è che il metodo, quindi la disciplina scientifica, segue dei binari ben precisi e la sperimentazione, e questo tipo di sperimentazione su certe cose non può essere fatto. Si possono replicare eventualmente in scala certi fenomeni, come ad esempio, che ne so, il buco nero. Buco nero, alla fine siamo riusciti a vederlo. C'erano dei calcoli che stabilivano che dovevano esistere, ma tante cose si dà per scontato che esistano perché ci siamo arrivati con la logica. Cioè, all'inizio col cavolo, nessuno pensava che esistessero Esatto, veramente. però finché non lo dimostri scientificamente, finché proprio non tocchi con mano quello che vuoi dimostrare, la cosa si fa un po' più complicata. Nella fattispecie dei fenomeni che sfuggono, come quelli paranormali, ma sfuggono nel senso proprio che ora ci sono, dopo non ci sono più, li fai una volta, succedono una volta, poi non succedono più. Quali sono i parametri per ricreare quel fenomeno? Chi lo sa? Ecco, il fatto che non sappiamo proprio quale tipo di meccanismo dobbiamo azionare per creare quel fenomeno ci fa automaticamente pensare che quel fenomeno non esiste perché non siamo in grado quindi di mettere insieme gli elementi e di replicarlo. Quindi questo alla scienza non starebbe molto bene perché lì si va a toccare quello che è il fondamento di tutto, del tutto, cioè cosa succede se a un certo punto un roll dimostra in mondo visione che scompare davanti alle telecamere, compare in casa di, che ne so, di Piero Angela piuttosto che di Bruno Vespa. Come lo spieghi? Come lo spieghi? Poi la gente comincia a dire: ok, quindi quelli che dicono che queste cose non esistono sono quelli che io fino ad oggi, quelli a cui io fino ad Quelli oggi ho che mi dicono creduto. che cos'è la realtà tutti i giorni. Esatto. Sì. Quindi ci può anche stare che la scienza abbia lo strizzotto, per questi fenomeni. Allo stesso tempo credo che in realtà ci siano scienziati che vogliano capirli, ma da un certo punto di vista non sono proprio capaci o non hanno gli strumenti per inseguire questi fenomeni, per replicarli, insomma. È un bel problema questo. È ridondante. Da quello che ho visto, da quello che ho potuto leggere in giro in vari articoli, anche estratti dei libri scritti da tua madre, Clay, allora, per Roll era impossibile replicare sempre davanti a eventuali persone scettiche e quant'altro. I suoi i tutte, tutte le cose che lui faceva, perché se ho ben capito, lui disse che molto spesso lui andava all'ispirazione del momento. Cioè, questa cosa che lui poteva fare, come in molti casi si sostiene per poteri cosiddetti paranormali di molti altri tipi di personaggi, non è una cosa che fai sempre, perché non viene da te. Ok, è qualcosa che è esterno a te, al quale lui poteva accedere, ma non dipendeva solo dalla sua volontà che questa cosa potesse funzionare. Ok? Perché appunto lui aveva una sorta di interruttore,
però non è detto che l'intero cosmo decidesse che quello era il momento per fare le cose. Per cui delle volte, da quello che ho visto, non. Cioè lui era un po' come se si affidasse al fatto che l'universo avrebbe messo a posto quello che lui voleva che succedesse, però non sempre sarebbe potuto funzionare questa cosa. Ciò nonostante, da quello che ho potuto capire, delle critiche che gli muovono sempre è che lui facesse queste cose solo a casa sua, dove quindi, come ogni bravo spiritista dell'Ottocento-Novecento, aveva gli interruttori, le cose, le leve segrete. Mentre invece di solito lui non faceva queste cose a casa sua, ma a casa di altre persone che conosceva, di ogni tipo di persona, cioè non a casa propria in ambienti preparati, No, ma con anche oggi. Dimmi. capitava anche al ristorante a volte. So che una volta ha fatto qualcosa un cameriere, e poi questo cameriere l'hanno intervistato tempo dopo e lui ha fatto vedere il suo tovagliolo. Non mi ricordo cosa aveva fatto, so che c'era questa storia del tovagliolo, me l'ha raccontata anche mia mamma. E dunque, appunto, faceva quando capitava, io penso, col senno di poi, con la conoscenza che uno ha, insomma, con quello che. Penso che sia anche basato sul fattore di chi hai vicino a te, l'energia che emette la persona. Sai, io vedo tutto molto sul fattore energetico. Noi siamo energia da quando nasciamo a quando moriamo, e la nostra energia non finisce con noi, si rimette in circolo nell'universo, come l'energia non si crea e non si distrugge, cioè si ricircola, si ricicla. E probabilmente anche lì il fattore, come diceva anche mia mamma, la vita è fatta di incontri. E quando tu trovi la persona che sulla tua stessa frequenza, sulla tua energia, riesci a fare delle cose insieme o comunque hai una tua evoluzione personale che ti porta a fare queste cose. E probabilmente Roll faceva, quindi, succedeva in certi momenti perché in quei momenti si vede che doveva fare quelle cose perché riusciva a farle. L'energia dell'universo in quel momento Era era lì. centrata nella maniera giusta. Però Gisella mi sa che ha centrato anche una delle questioni, che appunto quando una persona è sotto stress proprio perché è analizzata, è possibile che in effetti, al di là dei fenomeni paranormali, perché ti posso dire che io, ad esempio, quando sono da solo, che so che non sono visto, allora riesco magari a fare delle cose al Vabbè, pianoforte, no, tipo capito. al pianoforte. Ah, sì, no, ok, no, da solo non visto, faccio delle cose, ok, no, Vabbè. va bene, al pianoforte, ok. Poi tento di replicarle magari quando mi chiedono di suonare, o non mi vengono, non mi vengono manco a morire. Ma la stessa cosa capita anche a tanti altri. Parlo di musicisti, Poi, vabbè, anche tante altre cose magari vengono meglio da sole che in compagnia. Ma perché non ti torna in mente quello che hai fatto, o non riesci più a muovere le dita in quel modo? No, per lo stress a È ansia da cui. Sì, lo palcoscenico, dai. stress Sì. di dire adesso devo dimostrare che lo so fare, pam, e non riesco. È incredibile, ma a volte è così, Sì, dai, quella è la paura del palcoscenico, secondo me. Sì. Cioè, l'ansia di essere. Ma di Ci qualsiasi sono le prestazione. aspettative, Sì. devo farlo, devi riuscirmi. Bra, ti impappini sulla quarta nota perché non Esatto. ti riesce. Sì. Esatto. Sì, immagino che possa essere anche quello in parte, effettivamente. E perdere la centratura, dice Gisella, ovvero una serenità Sì. mentale simile a quella che si ha durante la meditazione. Sì. Allora, però il riferimento alla meditazione che ha messo Gisella, secondo me è molto interessante perché. Quello che oddio, alcune persone che hanno riflettuto su quello che ha fatto Role, in parte da quello che ho potuto leggere, quello che diceva lui stesso, quello che faceva lui, questa legge tremenda tra la quinta musicale, il verde, il calore. È molto simile, e avendo io praticato discipline orientali per un po' di tempo, in effetti ho un'esperienza di prima mano, a quello che viene detto in alcune discipline dello yoga, fondamentalmente. Cioè,
e anche lì associano colori ai chakra del corpo. È fondamentale nella meditazione il suono, e il suono che dovrebbe ottenere l'om detto in una certa maniera sarebbe esattamente quello che si ottiene con la quinta musicale, ok? Che poi è lo stesso tipo di suono che Sì. si può ottenere con delle specifiche campane, quelle che vengono genericamente chiamate campane tibetane. Lo scopo è quello di produrre quel tipo di vibrazione, non una qualsiasi, quella vibrazione specifica. Poi, riguardo il verde, a me in realtà è capitato di vedere innumerevoli colori, non il verde nello specifico. Però lui, da quello che ho letto, lui diceva che bisognava concentrarsi su quel colore, cioè evocarlo nella propria mente, in teoria. Ok. Sì, che poi in realtà è una frequenza. Sì, Quindi cioè, ogni sì. colore ha la sua frequenza elettromagnetica di fatto. Quindi è probabile che esista anche una correlazione più che con proprio il colore in sé, con quello che è l'onda elettromagnetica non in proporzione, in diretto collegamento con questa quinta. Sì, è Perché possibile. che io sappia, anche in base alla temperatura, un suono può cambiare. Cioè, ad esempio, il La viene misurato alla frequenza, per essere preciso, deve essere misurato a 432 Hz o 440, dipende dal tipo di accordatura, ma ha una soglia di 20 gradi. In quel caso hai il La preciso, esatto. Ad altre temperature questa frequenza può cambiare. Sì, beh, È strano, giustamente ma sì. all'alzarsi e abbassarsi della temperatura, lo stato di agitazione della materia, Sì, dell'energia cambia, quindi in esatto. effetti ne cambia anche la frequenza. Avrebbe Sì. senso questa cosa qua. È molto interessante il calore che rende la materia malleabile, anzi la realtà in questo caso malleabile per quello che faceva Roll. Penso sempre una cosa, che comunque la materia è materia, cioè noi siamo fatti della stessa materia di cui è fatto un accendino, di cui è fatto un qualsiasi altra cosa nel mondo, però messa in modo diverso a creare cose diverse, ma lo schema è sempre quello. E io penso che anche se noi riuscissimo mai un giorno, noi non noi tre, noi in generale, a capire, a comprendere quella tremenda legge, non riusciremo mai a metterla in atto, cioè non mai. Avremo difficoltà a metterla in atto finché proprio non cambiamo, penso, tutta l'impostazione di quello che noi conosciamo del mondo che ci circonda, di qualsiasi cosa, della base, del concetto. Eh Sì. sì, è Che è il vero. motivo per cui lui diceva, dimmi. Io penso che a Roll gli sia stato donato, diciamo così, questo potere, questa cosa, questa capacità. E appunto perché nel nostro secolo c'era bisogno evidentemente di una persona come lui che facesse certe cose e spronasse le persone a iniziare a capire certe cose. Forse. Poi non so da chi o da cosa. Se da un essere superiore o da un essere extraterrestre, io la vedo tutto. Beh, Interessante. è già qualcosa insinuare il dubbio. Vero? Che tante volte la gente non ha neanche più dubbi e la cosa è drammatica. Quando sì, Sì. quando non hai più dubbi, pensi che No, tutto metti in quello che è dubbio intorno a te sia tutto. certo. Sì, Sì. è. Question anything, metti in dubbio tutto. Sì. Allora, la Questo è quello strega. che ho imparato. Esatto, la strega ci dice: io credo c'entra anche l'influenza di chi assiste e ci studia. Le vibrazioni o l'energia che emanano nelle persone ci influenzano in bene e in male nella vita quotidiana, ancora più in determinati momenti. Nelle sedute, ad esempio, è bene non aver persone che scherzano, deridono oppure che hanno troppa paura. Quindi credo che anche chi sia troppo scettico o negazionista possa influenzare sedute spiritiche, sì, negativamente l'energia, la concentrazione e la tranquillità che ci serve per. È Partendo dal interessante. presupposto che, boh, io non so, però sedute spiritiche ne rimarrei sempre
lontano a prescindere, perché non sai mai che cosa. Tu apri una porta, ma non sai chi entra da quella porta. Ti puoi dire che pinco palline, magari fai pinco pallo e non sai qual è l'obiettivo. Quindi fare sempre molta attenzione. Comunque, assolutamente sì, certo che la vibrazione di una persona può infastidire, interagire e buttare da una parte o dall'altra la situazione, capovolgere la situazione da una parte o dall'altra. Anzi, è pericoloso avere queste persone, se proprio dovete fare una seduta spiritica, se proprio dovete, ma evitate, fatela con persone giuste, cioè con un certo mood, e siate consapevoli che tu non sai chi ti arriva. Chi arriva può dirti qualsiasi cosa, può essere Napoleone, può essere, ma tu non sai se invece l'ultimo sfigato che è arrivato nel mondo dell'aldilà ha capito che può fare scherzi. Non so neanche io cosa succeda nell'aldilà, sinceramente. Però so che a scherzare su queste cose, su queste energie, perché anche quella è energia, siamo tornati sempre sul stesso discorso. E io penso che il fantasma che noi andiamo a cercare ogni tanto nelle case infestate, eccetera, eccetera, non sia altro che un'energia residua, quindi proprio anche perché scientificamente se c'è uno shock energetico, se tu c'è un'esplosione elettrica su un cavo elettrico, lì in quel punto rimarrà dell'energia residua, anche se tu togli tutto, con il passare del tempo rimarrà un'energia residua. E può essere che noi, infatti per quello che il fantasma rimane dove? Nel punto dove è morto, o chi rimane in genere di fantasmi, chi ha un qualcosa in sospeso o chi è morto traumaticamente di botto, quindi si è rimasta una parte della sua energia lì. Quindi, tornando alle sedute spiritiche, assolutamente fare attenzione, se proprio le devi fare, con chi le fai, e nel mood essere preparato che ti può arrivare chiunque e essere pronto a chiuderla in fretta. Non nel modo sbagliato, perché come la apri nel modo giusto, la devi chiudere nel modo giusto. È molto più importante chiuderla che aprirla, perché aprirla è facile. Chiudila la porta. Ok, allora qua ci dicono Io non concordo so il anch'io. tuo pubblico com'è, io non vorrei No, magari vabbè, qua in che realtà stanno seguendo un po' il tuo ragionamento, non lo farei mai né vi parteciperei, dice Davide, non so con chi o cosa ti stai mettendo in contatto. Concordo, dice Gisella, mai fare sedute con animo agitato, rabbia, tristezza e paura, non completamente lucidi, quella poi è la parte peggiore, se lo fai che non sei lucido è peggio. peggio che mai. Però è interessante questa cosa qua. Tornando al pensiero di Roll, proprio sulla materia dello spiritismo, lui ha sempre detto di non essere uno spiritista, di non essere un medium e di non parlare con le anime dei morti. Ok? Assolutamente. Quello con cui lui entrava in contatto, da quello che ho letto, lo chiamava spirito intelligente, se non erro. Cioè lui pensava che alla morte di una persona, l'anima vera e propria andava da qualche parte, qua ci possono essere varie interpretazioni, sostanzialmente diciamo tornava a Dio, ok, all'energia universale, Nirvana, quello che vuoi, ma sulla Terra potesse restare quello che lui chiamava spirito intelligente, che è una sorta di registrazione di tutto quello che noi avevamo fatto nel corso della nostra vita, come se qualcuno avesse fatto una copia, ok, fotostatica di Un quello che noi upload. sappiamo, siamo stati e può rimanere lì, che è un po' la definizione dell'energia residuale dei fantasmi, cioè quando alcuni dicono i fantasmi, che cos'è? In realtà è energia psichica residuale che è rimasta lì e che fa cose che ha fatto anche in vita. Un eco, una copia di noi un po' sbiadita che lui era in grado di vedere. Ma non era la persona, non era l'anima della persona, era una sorta di registrazione, un bot con tutte le memorie che lui sarebbe sarebbero queste le entità con cui lui entrava in contatto quando, ad esempio, faceva i suoi quadri che replicavano tecniche di pittori realmente esistiti. Cioè, con questo potere lui poteva chiedere a questo spirito intelligente di replicare un quadro perché era nella sua memoria, cioè l'aveva già fatto in vita con quello stile, ma non gli avrebbe potuto chiedere di farne uno nuovo.
perché non sono realmente esseri dotati di coscienza e in grado di fare una cosa nuova, sono delle registrazioni di memorie avvenute. Ok, quindi è molto diverso da quello che dicono di saper fare i medium, cioè di metterti in contatto con persone e fargli dire cose nuove che non hanno vissuto, farsi dare opinioni su cose che non hanno visto, sul futuro, su luoghi dove non sono stati, come normalmente, oddio, normalmente, come alcuni medium fanno, quindi una cosa molto diversa effettivamente, dal suo punto di vista scientifica quasi. Cioè, Sì, secondo spiega lui, perfettamente con il suo discorso, con quello cioè, che è il suo discorso. Lui interagisce l'energia con rimane, la quindi. materia, esatto, sì. Adesso io sono quello delle pulci nell'orecchio. La memoria dell'acqua, anche quella penso sia collegata a questo sistema di impatto dell'energia residua su qualcosa. E l'acqua è un ottimo, sappiamo bene che l'acqua è importantissima in più cose, Ovunque. Sì. comunque. E quindi la cosa della memoria dell'acqua, non so se conoscete gli studi su questa cosa qua del Yamamoto e di Ne tutta la avevo scienza letto, sì. dell'acqua. È una cosa molto interessante, e tra l'altro adesso ho capito che bisogna sempre fare passi avanti, poi non ho più seguito ultimamente, però può essere anche quello collegato alla trasmigrazione del principio attivo del medicinale. In questo caso si parla di trasmigrare il principio attivo del medicinale all'acqua, quindi qualsiasi acqua naturale può essere curativa se fatta in un certo processo. Adesso ho sentito che hanno fatto un macchinario che a quanto pare probabilmente stimolerà certe cose, non lo so. So che comunque esiste anche questa teoria. Ormai non do più Sa. No, niente per certo, è tutto teorico. Viviamo in un per certo è difficile. Peraltro avevo letto degli articoli abbastanza interessanti su delle riviste di scienza che spiegavano come per i fisici e chimici un po' più aperti mentalmente, disposti a dire che capiscono meno di quanto ci danno l'illusione di capire, molte delle proprietà possedute dall'acqua sono un mistero. Anche perché l'unica cosa nel suo nostro pianeta che agisce in quella maniera, che tipo la raffreddi e diventa più grande. Che è una cosa che nessun'altra sostanza fa. Quello che tu raffreddi diventa più piccolo normalmente, si espande se lo scaldi e diventa più piccolo se lo raffreddi. Per l'acqua è il contrario. Se la raffreddi diventa più leggera, perché? E più grande, perché? Boh. Cioè è una roba che fa solo l'acqua, è una cosa Poi è una stranissima. tra i componenti più corrosivi, cioè, se ci pensi, Sì, alla nell'universo. lunga corrode qualsiasi cosa. Sì. Sì, non ce n'è, contro l'acqua non ce n'è. Ah, E noi siamo fatti di acqua per la maggior parte. è incredibile. O il fatto che a una certa temperatura le cose galleggiano più facilmente nell'acqua e mentre variando anche di poco la temperatura, le cose ci affondano dentro. Cioè, si fa fatica a rimanere. Diventa più fluida. Non si capisce. Fa un sacco di cose stranissime. Ok. E sono veramente interessanti. Se uno ci Proprio una ragiona figata sopra. l'acqua. Veramente, una figata. Ciao, strega. Ok, recuperaci in differita, mi raccomando. Mister Warren Blunell, immagino che si riferisca ai coniugi Warren. Che dipingeva gli spiriti che vedeva o sognava. Quello che faceva Roll era diverso. Lui. E chiedeva a questi spiriti intelligenti di replicare cose che loro avevano dipinto in vita. Ok? E queste cose avvenivano, cioè si formavano, almeno in teoria. Ok? Ok, una cosa che ho letto, su cui molti si fanno domande e illazioni di vario genere, dove c'è cioè addirittura chi parla dell'oro di Gustavo Roll, dove è finita la sua immensa ricchezza. Ok? In molti si chiedono come fa questo tizio che teoricamente non si faceva dare soldi da nessuno ad avere una casa che era piena zeppa di cimeli napoleonici. Certo, comprati allora non era come comprarli adesso, o trovati o regalati, però comunque sia, non doveva far niente per lavorare, aveva una bellissima casa, era ricco, aiutava le persone. Com'è possibile? Da dove venivano i suoi soldi e che fine hanno fatto se ce n'erano tanti? E
Giro questa domanda di quelli che insinuano a te, che l'hai conosciuto di persona e tua madre che l'ha conosciuta ancora meglio. Ma io ho sempre saputo che lui era benestante di famiglia, appunto. Dai suoi genitori, i suoi avi, è sempre stato benestante di famiglia, perché si vede che ne so, erano industriali o che ne so io. Il padre era comunque direttore di banca, quindi insomma, all'epoca mi sembra nel 1900, direttore di banca non era mica cosa da poco, cioè ancora adesso, però all'epoca ancora di più. Quindi probabilmente è da lì. Poi ovvio, come dicevi prima, era un altro costo acquistare certi cimeli a quel tempo. Poi poi non so, c'è sempre la speculazione sopra qualsiasi cosa. Quindi io so, l'unica cosa che so, che ho sempre sentito, è che lui era benestante di famiglia da sempre. Ok, Quindi, quindi questo. semplicemente una gestione oculata degli affari e dei soldi. Sì, e poi penso quello che sia, allora, molti dei suoi oggetti sono stati messi all'asta dai suoi eredi. Molte cose le ha lasciate lui in giro a persone che aveva lasciato il testamento, e poi penso che tutti i soldi siano stati divisi dagli eredi, e da lì anche vari sciacalli che poi sono arrivati in generale, come sempre. No, beh, sì, chiaro. Max, ti vedevo fremere per dire qualcosa. Sono curioso. No, 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 niente, non... Cioè, sono ancora i vicini che stanno. Sì, tra l'altro. È una cosa lunga, eh. Beh, sono persone energiche, piene di vita, che vivono la primavera al meglio. Sì. Interessante. No, tu come la vedi la. Secondo te, quello che dice Roll degli spiriti intelligenti, alla luce di quello che tu sai, di quello che tu hai visto, studiato nel corso del tempo, può avere un senso per spiegare la fenomenologia degli spiriti, spiritismo, fantasmi? Spiriti, spiriti e gli O. fantasmi, chiamati Esatto. professionismi, gli acchiappa fantasmi. Esatto. Momento pubblicità che ho Spettri fatto, sumeri, grazie. Ho esatto. colto la palla al balzo, scusate. Ma sai, credo che abbia una sua logica, eh? Perché di fatto lui parla della memoria collettiva, di fatto, di qualcosa che per esempio per gli indiani d'America, era una grande cintura che avvolgeva tutta quanta la terra, e lì c'erano le memorie degli antenati, le memorie dei futuri che sarebbero nati e così via. Qualcosa del genere. E allo stesso tempo una cosa molto simile l'aveva detta anche il profeta dormiente. Non so se avete presente Gacy. Non mi ricordo più come si chiamava, quello che faceva praticamente delle diagnosi alla gente mentre dormiva. Ho capito, non mi ricordo neanch'io il nome Mi di questa sembra persona, sì. Gacy, qualcosa del genere. Sì, adesso lo cerco. Che anche lui diceva appunto di accedere a questa. Case, Edgar Case. 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 Anche lui diceva la stessa cosa, accedeva a una sorta di memoria collettiva, dove attingeva tutto quello che poi alla fine sapeva, che potesse essere medicina piuttosto che chimica, qualsiasi cosa. E, di fatto esistono anche delle sue profezie attinte proprio da questa memoria collettiva. Quindi potrebbe esserci una correlazione tra le due cose. Forse le chiamavano in modi diversi, ma probabilmente sia Roll che non mi ricordo già più come si chiama, Case. Case, che parlassero delle stesse identiche cose. Quindi sì, secondo me potrebbe esserci un'attinenza. Quindi secondo te è impossibile, come effettivamente teoricamente diceva Roll, mettersi in contatto con i defunti? Cioè, secondo lui non era possibile questa cosa, cioè sono da un'altra parte, fine, non ci entri in contatto, puoi entrare in contatto con queste repliche che esistono nel nostro mondo, secondo lui. Non Quindi so,
Non lo so, secondo te è possibile in realtà farlo? Conosci persone che secondo te l'hanno fatto veramente? O anche in quel caso erano repliche? Erano queste cose di cui lui parlava? Bella domanda, perché sai, in quell'altro altrove, non possiamo sapere esattamente cosa accade. Probabilmente ci sono 25 modi con cui ci esprimiamo per parlare della stessa cosa, ma la intendiamo in modi diversi, con comportamenti diversi. Ad esempio, noi potremmo dire che lo spiritista, il medium, stia parlando con un'entità, con un fantasma, con uno spirito, con un demone, con una larva astrale, piuttosto che ne so, con qualsiasi altra cosa, oppure con una memoria collettiva. Però è anche vero che forse non è tanto quello che c'è dall'altra parte, ma come viene reinterpretato da questa parte. Ovvero, un po' come, ti faccio un esempio, è come dire che tu su un cloud hai depositato film, musica, documenti, di tutto e di più. Tu accedi sempre nello stesso posto per scaricarti le cose, però scarichi cose diverse, con ovviamente contenuti diversi. Qui in questo caso si parla di dati puri, perché stiamo parlando di qualcosa che tu hai sistemato sul cloud, sai che cos'è, può essere musica, eccetera, eccetera, però dall'altra parte vedila in modo molto più complessa. Probabilmente c'è qualcosa che è in mutazione continua, o forse c'è un ordine prestabilito, o forse il totale caos. E forse è molto più facile che ci sia una sorta di caos, proprio perché non esiste modo di avere, come dire, un metodo per raggiungere questo altrove. C'è chi lo utilizza e lo raggiunge attraverso la meditazione, chi attraverso lo spiritismo, chi attraverso altre discipline, ad esempio. Ma chissà, forse pur intendendole in modi differenti, queste cose sono la stessa cosa. E potrebbero mutare, nel senso che nel momento in cui io me ne servo e con i miei strumenti accedo a questa fonte, li riutilizzo e forse attraverso anche una manipolazione che noi non sappiamo come avvenga, ma potrebbe essere qualcosa di innato, da questa parte la trasformiamo, la facciamo diventare qualcos'altro. Tipo appunto l'evocazione dello spirito piuttosto che l'evocazione di un demone, oppure lo stesso mutamento della materia, chi lo sa? Allora Gisella ci dice: forse lui aveva capacità di cogliere solo energie residue, mentre altri sensitivi possono mettersi in contatto con i trapassati. Chissà, Può chissà. essere, può essere, può essere tanto, può essere tutto. Può essere proprio tutto. Obiettivamente non sappiamo fin dove fosse arrivato e ovviamente nemmeno se avesse ragione al 100% su tutto, quindi nel frattempo c'è un gatto che disegna arabeschi con la coda. Sì, è vero. Si piazza davanti alla videocamera e si fa ammirare, giustamente. Ok. Come direbbe il buon Doc Brown, non pensiamo quadrimensionalmente. Ecco. E qua butto un'altra pulce che mi piace tanto, Vai. citando, non citando, cioè parlando di Fortunato Zanfretta, non so se lo conoscete, Ah, che certo. tra l'altro è un amico di famiglia, anche lui, e ultimamente a quanto pare i Dargos lo fanno entrare in questi portali, che lui non ha ancora capito se, dice, molto probabilmente dipende, a volte lo portano in un'altra dimensione, a volte lo portano in altri pianeti. E lui a quanto pare in uno di questi viaggi in vari portali è entrato in un portale dove c'erano tutti i defunti. Praticamente tutte le persone morte in questo mondo sono in un altro mondo identico al nostro, però più giovani, e vivono lì, più giovani nel momento, nel fiore degli anni, e sono lì che vivono la loro vita con i cari e tutto quanto. E lui Wow. dice che comunica e sempre lì.
Chi lo sa? Io so che comunque una cosa di sicuro a Zanfretta nel 79 è successo qualcosa. Qualcosa di extraterrestre, perché quello ormai l'hanno, anche se adesso lo negano, anche all'epoca tutte le varie forze di polizia, chiunque ha indagato su quello che era Zanfretta, quello che è successo a Zanfretta, ha visto che in effetti c'era qualcosa di strano. Non c'era qualcosa, gli è successo a quest'uomo in quella notte. Poi tutto quello che è successo dopo non si sa. Quella notte a quell'uomo qualcosa è successo. Poi è passato il tempo, eccetera, eccetera. Sì, infatti io l'avrò riascoltata 400 volte la sua storia, raccontata da lui, raccontata da altri. Ed è strana, veramente strana quella storia. E poi ho sentito anche la testimonianza dei suoi colleghi, che quella sera comunque hanno visto degli oggetti in cielo. No, ma ci sono tutte le fotografie di quel caso, cioè ci sono i buchi sul prato di fuori, come se fosse appoggiato qualcosa. Ci sono vari riscontri, cioè, poi sono Certo. passati, c'erano le radiazioni, cioè, come in molti altri casi di incontri ravvicinati, anzi, questo è uno dei più eclatanti, perché è quello con più riscontri, obiettivamente, oggettivamente. E quindi, non per niente, negli anni Ottanta è stato studiato da tutte le persone più interessate a queste cose, avevano studiato Zanfretta in tutti i modi più assurdi. Medici, non medici, servizi segreti, lui ci ha sempre raccontato che negli anni successivi ha visto un sacco di persone, sono successe, addirittura ha raccontato una diretta che abbiamo fatto, che al lavoro l'hanno mandato a fare una visita in un centro medico, lui ha fatto questa visita, poi è tornato al lavoro il giorno dopo e ha detto: "Ma allora queste le analisi, tutte queste robe, ma boh, non abbiamo più sentito niente". Lui è andato qualche giorno dopo in questo posto qua e non c'era più niente. E il custode gli fa: "Ma qua non c'è mai stato nessuno studio medico". Oh, però, Anche queste ops. cose, sì, ma poi ovviamente Interessante. è stato contattato anche da vari governi esteri e agenzie governative che ovviamente dopo che hanno fatto, preso tutto quello che gli interessava, hanno negato poi tutto quanto. No, no, noi non abbiamo mai sentito Zanfretta, non abbiamo fatto nulla, ma quel tipo. Abbastanza sì. Fra qualche anno magari vedremo i file declassificati di Zanfretta. In Italia, file declassificati. No, All'estero. quelli americani, Ah, no, certo. no, perché qua non declassificano mai un No, cazzo, no, figurati. Qua altrimenti bruciano avrebbero direttamente. declassificato anche i file su Piazza Fontana, non mi sembra che l'abbiano fatto. Quindi, no, però chissà, un giorno forse. No, però è interessante, quindi ecco, ho una domanda. Non ho trovato niente in merito, ma Roll, cosa pensava riguardo, se lo sai, se ne hai idea, gli Alieni. alieni e vita su altri mondi? Io non ho trovato niente riguardo Sai questo, che in però effetti non non. ho letto tutto, quindi non sai? Sai che in effetti anche mia mamma non mi ha mai parlato di Roll in quell'ambito anche. Niente, No, non si sa. poi sì, non ho mai neanche sentito parlare. Io l'unico che ho associato forse Roll agli alieni sono io. Tra quelli che conosco e quello che ho sentito, Ah, ok. forse. No, era per Sam, magari si era espresso in merito. Molte delle cose che lui dice sono interpretabili in tante direzioni differenti, però non ho trovato nulla di specifico Io personalmente riguardo. l'intelligenza aliena la associo a parecchi aspetti della nostra realtà, parecchi aspetti della nostra realtà e non solo. Anche quello che noi pensiamo non sia realtà, o quello che non comprendiamo. E penso che quando ci sono queste persone che fanno quelle cose speciali, qualcuno gli chi cazzo è sto qualcuno? Scusa il cazzo, e chi è sto qualcuno? Insomma, è qualcuno che è in grado di farle, lo spirito divino, sì, va bene, sì, va Lui bene. forse credeva che potesse essere un dono divino questo, un'illuminazione ricevuta da Sì, Dio. ma da chi, da quale? Per carità, certo, sì, c'è sempre uno, tutte le varie religioni,
Dimmi. Tra l'altro non ho ancora raccontato quello che ho vissuto quando l'ho conosciuto, perché tutto quello che ho raccontato adesso è basato sui A questo punto racconti di sono mia mamma. curioso, però, se puoi raccontarci del tuo incontro, cioè di che cosa, perché in molti ne parlano, faccio un piccolo capello introduttivo, hanno parlato di questa cosa, dei loro incontri con... ci chiedono intanto se uno dei miei invitati è quello che fa Iron Man, probabilmente per la somiglianza del pizzetto di Max con quello Il Tony di Stark. Tony Stark. No... America. Più che altro Dottor Strange con le basette bianche. Visto, esatto. Allora, e poi in No, effetti. sei Iron Man, sei Tony Stark nella dimensione, nell'universo parallelo dove è sopravvissuto. Cazzo, Sei ma più ecco, esatto. esatto. Dove è sopravvissuto, dove però è povero. Perché rispetto a Tony Esatto. Stark, quello che ti manca ne sono i miliardi. E questo è il problema. Esatto. Dice, ma non potevo incannarmi nella dimensione dove ero ricco, E oltre che infatti, vivo? No, invece no. no, Vabbè. no, sai com'è. Hai scelto la bellezza quando hai fatto la scheda, Max. Peggio per te, dovevi scegliere la ricchezza. Dovevi scegliere di essere ricco invece che bello e intelligente. Hai sbagliato, come sempre. Cacchio, invece, ma in realtà avevo scritto ricco, ma si vede che non hanno capito. Ah, ok. Hanno detto piatto ricco micifico. Ah, gli piacerà mangiare. Benissimo così. No, vabbè. Allora, ciao, Wyvern, ben arrivato. No, dicevo allora, molti di quelli che l'hanno incontrato, attenzione, c'è tanta gente che dice, ah vabbè, ma lui frequentava solo le persone ricche, solo persone importanti. È falsa questa cosa, esistono innumerevoli testimonianze di persone di ogni ceto sociale, ma c'è anche da dire una cosa, le persone ricche che non hanno un cazzo da fare nella vita perdono più tempo a scrivere le proprie memorie. Le persone normali che lavorano tutti i giorni non scrivono le proprie memorie perché non frega un cazzo a nessuno di sapere della vita del cameriere che lavora nel bar sotto casa di qualcuno, ok? Questo per far capire alla gente perché noi della storia sappiamo quello che fanno le persone importanti, perché delle loro memorie frega qualcosa a qualcuno. È normalissima questa cosa, ok? Ma lui ha incontrato persone. Quella storia del cameriere che ti ho narrato non l'ha narrata il cameriere, l'ha narrata le persone che erano lì presenti, che erano persone che poi hanno scritto delle cose. Poi hanno chiesto anche al cameriere, l'ha confermata, ma all'inizio non ne ha scritto lui, perché era una persona qualsiasi, ovvio, ok. Tutti quelli che però hanno incontrato Roll, ne sono rimasti impressi, dicevano che era molto alto, però che era anche un simpaticone, che faceva battute, però sono scritti lasciati dalla gente. Qui invece abbiamo una persona che l'ha conosciuto. Dici, qual è stato il tuo incontro con Roll? Com'è stato? Siamo curiosi. Allora, sono andato da Rola, era stato 89-90, avevo 9-10 anni. E appunto era il periodo in cui Rol aveva chiamato mia mamma. Loro si conoscevano già da anni, ha sempre fatto le interviste, la mediazione con la stampa, diciamo, tutto quello che veniva detto esternamente in quel periodo di Rol passava da mia mamma. E allora giustamente Rol a un certo punto l'ha chiamata e ha detto: guarda, voglio che tu sia la persona che scrive il libro della mia biografia, comunque che scrivi un libro su di me. Quindi ah, ma va bene, va bene, va bene. E fatto sta la chiamata perché aveva ricevuto una lettera che diceva: no, ma non far scrivere quel libro, il succo, questo qua, non far scrivere quel libro a Giuditta Dembek perché sai, meglio di no, e qui, lì, su, giù. Insomma, mi è andata a parlare con Roll per questo motivo, perché voleva capire che problema ci fosse. Io avevo 9 anni, entriamo a casa, una casa bellissima, grossa, in Corso Massimo, con tutti gli oggetti, appunto, come dicevi, sfarzosi di 1800, roba molto, molto particolare. Ci fa fare il giro della casa, ci porta nella stanza degli specchi, dove lui faceva la maggior parte degli esperimenti. Poi ci porta nella stanza della pittura, che era praticamente uno stanzino rispetto alle altre stanze della casa. Era molto piccolo, era stretto e lungo, con tutte le latte di vernice, pennelli, cose con trielina, tele, quadri mezzi finiti. E fatto
c'era un cavalletto con una tela bianca, no? Lì in un angolino. Una tela bianca con una ciotola sotto con dei petali di rosa. E lui parlava con mia mamma questa cosa non se la ricorda. Io gli ho detto varie volte, fa, io non mi ricordo di questa cosa, che sia successa questa cosa. Mentre lui parlava con mia mamma, io mi guardavo intorno, sai, ero incuriosito dalla stanza. E lui si gira verso di me, mi guarda, mi sorride, prende una manciata di rose, le lancia sulla tela, e appare il dipinto delle rose. C'è una rosa tutta bella disegnata, perfetta. Puoi capire, Ok. io 9 anni ci sono rimasto un attimino, no? Sapevo, mia mamma, puoi capire, mi ha montato, nel senso, guarda che stai venendo a incontrare una persona importante, questo qua è un personaggio che ti cambierà la vita, ricordati sempre qualsiasi cosa che ti dice, che vedi, ricordatela impressa. Quindi ero già, insomma, consapevole di cosa. Poi sono cresciuto con mia mamma in ambienti un po' particolari, che sentivo parlare, quindi ero preparato comunque, non ero proprio del tutto scioccato dalla situazione. Però comunque, l'ho visto. Va bene, se ci si sposta nel salotto, io e mia mamma eravamo seduti su un divanetto, c'era un tavolino e alla nostra sinistra c'era la poltrona con Roll seduto lì. Allora lui va a prendere una lettera, inizia a leggere sta lettera a mia mamma, e mia mamma gli fa: ma chi ti ha scritto questa lettera? Le dava del lei ovviamente, ma chi le ha scritto questa lettera? Me lo dica, mi dica chi le ha scritto questa lettera. No, ma non è importante, non c'è bisogno che te lo dico, non devi saperlo, l'importante è che adesso capiamo come fare. Insomma, qui e lì eravamo seduti fermi da una parte io e mia mamma, lui dall'altra, con la lettera in mano così, come se una mano invisibile, eravamo fermi, io, figurati che io faccio una roba del genere, mia mamma figurati. Come se fosse una mano invisibile che dal tavolino prende la lettera, la fa volare in alto, si appoggia sui piedi di mia mamma legge chi l'ha scritta e fa: ah, ma è quello lì che ti scrive, ma lasciali perdere, quello lì è il Vaticano, quelli certo che ce l'hanno con me. E lui ovviamente fa: ma Giuditta, ma cosa hai fatto? Perché hai fatto una cosa del genere? Come se fosse, pensava che fosse lei a aver dato il colpo per vedere chi fosse, no? E mia mamma fa: ma ti pare che farei una cosa del genere? Ma non scherzare, si vede che dovevo vedere chi era scritta. Da quel momento a me è salito un mal di testa tremendo. Eravamo all'ultimo piano di sta casa in Corso Massimo, che è una via principale di Torino. Sopra sentivi il come se ci fosse un carro, una carovana sopra, e faceva avanti, indietro, avanti, indietro. Ok. Il divano, stum, stum, ha iniziato a dare colpi. Io mi sono alzato, ho detto: devo andare a fare la pipì, sai, perché Roy mi si gira verso di me e fa: fai lì, stai zitto lì, vai dopo. Quindi mi sono seduto, ho detto: vabbè, finite quello che dovete fare. Intanto ho un mal di testa tremendo. Ovviamente lì c'erano le energie di mia mamma, l'energia di Roll, più l'energia di quest'altra terza che non so cosa, che si stavano scornando, per utilizzare un termine di mia mamma. E quindi io, povero Cristo, bambinetto, ero succube di queste energie altissime e quindi scatenato un mal di testa. Poi, vabbè, loro si sono chiariti e tutto quanto. Prima di andare via, mi ha fatto un rituale che faceva a poche persone, che prende 3 colpetti in testa e mi ha detto: con questi 3 colpetti io ti ritroverò in qualsiasi momento. E devo dire che in un momento della mia vita io l'ho sentito, ho sentito qualcuno, qualcosa che mi ha preso dalla collottola e mi ha tirato indietro, cioè non letteralmente, sai, tipo stavo andando, tornando a casa di sera su una via con la precedenza. La mia via, quindi so perfettamente qual è, in genere non decelero mai perché c'è la precedenza, c'è semaforo, qualsiasi cosa. Quel giorno lì io ho decelerato, mi è passata una macchina tanto così che mi avrebbe cilindrato, sarebbe passata a velocità
altissima e avrei fatto un volo tremendo. Io lì non so chi è stato che mi ha tirato sul piede all'acceleratore, so che qualcuno mi ha tirato sul piede all'acceleratore, perché io proprio ho avuto l'istinto, senza nessun motivo, di tirarlo su, ma non... normalmente io passavo a canna su quella strada. E lì penso, non so se lui o qualcun altro. Poi magari anche in altri momenti della mia vita c'è stato e non me ne sono reso conto. Spero ci sarà. Questo è molto 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 interessante. Corrisponde ai racconti che hanno fatto diverse altre persone su questa cosa dei quadri che lui era in grado di far apparire, così come scritte su, non solo sulle carte, che era l'entry level dei suoi esperimenti, ma su fogli, tovaglioli, fazzoletti che la gente aveva in tasca, quindi cose che non poteva aver preparato prima. E questa cosa dei quadri l'hanno riferita a diverse persone che hanno visto i suoi esperimenti. Veramente molto, molto interessante. Questa cosa però della terza energia un po' mi sorprende, nel senso. Lui dice che i defunti non ci sono, che questi spiriti sono delle memorie che sono rimaste là impresse. Se non era lui e non era tua madre che ha fatto volare quella roba, chi è stato? Cosa è stato? Boh, non te lo so dire, so che io ho visto quello che ho visto, ho vissuto quello che ho vissuto, Roll si è incazzato, mia mamma che rideva, perché Wow. lei, mia mamma era consapevolissima di quello che stava succedendo, ma anche Roll a un certo punto si è reso conto, però Ok. No, peraltro Rolla il danno era fatto. ha avuto sempre, in realtà a livello ufficiale non ha mai avuto un cattivo rapporto con il Vaticano, cioè non hanno mai No, emesso delle no, no, bolle assolutamente. contro di lui, oddio, siete spariti entrambi No, perché mi è cascata la live. no. Che succede? Non vedo più le vostre immagini. Siamo No, ci siamo. morti. Io non vedo più le vostre cam. Ma non so, io non so cosa sta succedendo stasera. Sono cascati loro, però ne sento l'audio. No, ci No, siamo. io ti vedo, vedo tutti e tre. Anch'io vedo tutti e tre. E perché io invece non vedo più le cam di voi due? Che adesso vedo di nuovo quella di Clay. Clay c'è, è la terza Ok, energia, ho benissimo. disattivato e riattivato la telecamera, Max. Prova a farlo anche tu, Max, per motivi oscuri io non vi Dalla vedo più. bar che c'è Vediamo. sotto sul computer. Adesso vi vedono di nuovo. E niente, è l'energia che Boh, stava si è partecipando alla attivato. live. Sta ricordando, guarda che ci sono, vi sto guardando e vi sto sentendo soprattutto. Ok, oppure la grande. Sì, allora. È Ok. possibile che una cosa come quella che lui ha fatto davanti a te quel giorno fosse un semplice trucchetto di illusionismo e magia? Cioè di prestidigitazione, se l'era già preparato, c'era una qualche sostanza su quei petali lanciati su una tela, hanno fatto apparire un disegno che c'era già. Non lo so. Può essere, tutto può essere, però quello che è successo dopo no. Ok, quello che è successo dopo. E secondo te non è stata suggestione e non sono ricordi falsati di un bambino? Ti assicuro Ok, no. no, Anche perché vabbè. io ho parecchi ricordi di quegli anni, perché ho conosciuto personaggi molto, cioè ho conosciuto anche Ghina, non so se sapete chi è. No, aspetta, È un non ripeto il nome? Ighina? Ghina. No, io non so, no, io non lo Io ho so. visto il progetto ARP prima ancora che gli americani ci pensassero. E quando poi ho Ok. visto le immagini del progetto ARP ho detto, ah, io le ho già viste quella roba in piccolo nel giardino di Ghina. E com'è che ce l'hanno loro? Ah già, il Ghina è morto. No, vabbè. Se è vero quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato anche qualche nella scorsa, no, due almanacchi del mistero fa c'erano anche negli appunti di Tesla, quindi, e poi li hanno costruiti. Non solo gli americani, oltretutto, Sì. Ma ok, Max, Dimmi. abbiamo sentito questo suo ricordo dell'incontro con. Ma no, aspetta, un'ultima domanda per Clay. L'hai poi rivisto altre volte? O quella è stata l'unica volta in cui l'hai incontrato? L'unica
volte anche perché poi da lì a poco è morto, Ah, ok. non pochi mesi, poi 2 anni dopo. Poi adesso non mi ricordo quando è uscito il libro, mi sembra che il libro di mia mamma sia uscito appunto nel 94 o giù di lì, e Roll sia morto più o meno in quel periodo. Sì. Che è il Sì, 93? morto nel 93 o nel 94, credo. Quindi sì, stesso periodo praticamente. Sì, è morto nel 94 lui. 94, sì. 94, quindi io l'avrò visto 2 o 3 anni prima, quindi 9, tra i 9 e gli 11, 89, 90, 91, quel range Ok. Tua madre come lo ha conosciuto invece? Come è entrata in contatto con lui? Tanto da diventarne poi la biografa scelta da lui stesso. perché mia mamma era giornalista, lavorava a Torino Playtime e aveva una rubrica sui misteri di Torino, che tra l'altro gli era stata aperta perché appunto lei doveva fare tutt'altro in quel giornale, però lei voleva fare quello e allora gli tirava sempre gli articoli, e tanto ha fatto che gli hanno aperto questa rubrica dove faceva queste cose, e tra cui aveva visto di questo personaggio. Allora questo parla degli fine anni 70, metà fine anni 70, e quindi ha conosciuto, gli ha telefonato semplicemente, e tra l'altro anche il racconto di quella telefonata, Roll quando ha risposto sapeva perfettamente chi stava chiamando, sapeva perfettamente chi sarebbe stata, gli ha detto un paio di cose, tra cui anche sulla mia nascita. Infatti, da lì che mia mamma è giustamente rimasta stregata, e lì si vede che anche Roll sapeva che in quel momento avrebbe avuto quella che avrebbe scritto la sua biografia e tutto quanto. Ma questa cosa che lui rispondeva alle persone che gli telefonavano e sapeva già chi era e cosa volevano, è un'altra cosa che molti sanno, che molti raccontano. Ok, e lui non aveva mai parlato con No, tua madre prima, cioè assolutamente. assolutamente, nessuno le aveva detto guarda, oggi ti chiama questa tizia. Ma non penso, ma chi? Perché lì era tutta mia mamma che si gestiva le cose, quindi era conosciuto questo personaggio, ha guardato e ha detto va bene, provo. Vediamo se mi risponde. E Gisella si chiede come si spiega il quadro. Ah, non lo so, se me lo spiegate voi. Era uno degli esperimenti che lui faceva, quello di materializzare delle scritte o disegni. Tra quelli che faceva fare a questi spiriti che replicavano gli stili di pittori già vissuti, a cose che faceva lui, teoricamente. Lui ne ha fatti tanti di quadri, però credo che siano tutti quanti finiti o in collezioni private. Cioè non c'è una collezione Roll da qualche parte da poter vedere da nessuna parte. Mi sembra che ci sia un museo, con C'è un museo, qualcosa. quindi hanno fatto Mi sembra, qualcosa. non ne sono sicuro, però Ah. insomma, una mostra o un qualcosa c'è. Potrebbe Molte cose, tra l'altro, essere. ce l'aveva la sua dottoressa, che è mancata da poco, anche lì, quindi si saranno disperse ulteriormente. Ecco. Una Mamma, nominando la dottoressa, se mancasse mia mamma, ho un paio di dimmi. oggetti di Roll. Sì? C'hai qualcosa ancora tu? Bello. Sì, adesso sì, adesso sono diventati loro. Vabbè, sì, no, ok. Tu hai nominato la dottoressa. Una delle cose che di solito scettici di ogni genere e latitudini imputano sempre a maghi. Cose di questo genere è che loro non credono nella medicina, credono nella guarigione spiritica del corpo della me. E ok, c'è una netta separazione tra le capacità medianiche e di un certo tipo di guaritori e la medicina moderna. Roll, per quanto da quello che ho letto, lui sia stato ipoteticamente artefice di qualche guarigione inspiegabile, o che comunque lui abbia detto a delle persone che sarebbero guarite in qualche maniera. Se non erro, è il caso di Fellini che stava malissimo, aveva un calcolo terrificante per il quale doveva essere operato. Ok, ne ha parlato lui stesso, ok.
E doveva fare un film, non mi ricordo se cos'era, qualcosa che aveva a che fare con l'inferno, di Dante, se non erro. Rowling disse non farlo. Quando lui rinunciò al progetto, si sentì improvvisamente bene. Scoprirono che quell'enorme calcolo per il quale avrebbe dovuto squartarlo, si parla degli anni 60, non c'era più. Ok, e ci sono altri fatti riferiti del genere. Ma Però guarda, Roll, posso, dimmi, c'ho dimmi. una cosa anche qui. Mia mamma mi ha raccontato che appunto in tempi non sospetti, quindi anni 80, poco dopo che si erano messi in contatto, Roll le ha detto che avrebbe avuto un grosso problema di salute, ma che comunque lui gli sarebbe sempre stato vicino, eccetera, eccetera. Mia mamma nel 90 è rimasta paralizzata. Oh, cacchio. Nonostante sia rimasta paralizzata e clinicamente era impossibile che continuasse e riprendesse a camminare, ha ricominciato a camminare, male, con tutti i problemi del caso e tutto quello che vuoi, però continuava a camminare. Fino a, beh, gli ultimi periodi non era sempre a letto, però fino a 10 anni fa, 7 anni fa, lei camminava, non dico tranquillamente, però camminava, e se tu facevi vedere anzi, i medici che vedevano le radiografie dicevano impossibile, però succede, cosa che fai? Vediamo di curare. E poi automaticamente tutti i dolori che aveva non erano collegati a nulla. Quindi, Ah, insomma, wow. comunque, a distanza di anni anche quella ha azzeccato pure quella. Ah, è impressionante anche perché è Beh, a poi distanza parla. di tempo, cioè non l'aveva azzeccata lì da un momento No, all'altro, cioè è no, no. Dopo, passato del certo. tempo e poi è successo. È successo tra l'altro nel 90, quindi quando lei ha scritto il libro, quando ha pubblicato poi il libro, adesso non ricordo se forse era 89 quando siamo andati, perché mia mamma stava ancora bene, sì. Era 89 che l'ho conosciuto, perché mia mamma stava ancora bene, perché poi nel 90 ha avuto l'infarto midollare e si è ripresa poi un annetto e mezzo dopo, che poi scriveva il Cavoli. libro, eccetera, eccetera. Quindi sì, era 89. O primi mesi del 90, giù lì. E mi diceva mia mamma un altro episodio che non so se è collegato a me, che non è stato bene. Comunque, è un problema che ha avuto, che ho dovuto aver bisogno dei medici. E Roll gli aveva preparato la sala operatoria, tutto quanto, in modo che potessero accogliere mia mamma a fare quello che era, o mia mamma, a me non mi ricordo cos'era. Comunque, anni fa, sempre, questo si parla sempre di anni 80. E quindi questo per dire che Roll, anzi, era molto legato alla medicina, alla scienza, tutto quanto, assolutamente. Infatti, lui avrebbe voluto che la scienza si interessasse di più e in modo giusto a quello che lui faceva, non A nel quel sì, no, modo se non sbagliato. unicamente allo scopo di screditarlo, ma allo scopo di Esatto, comprenderlo di veramente, che comprenderlo, esatto. è la parte difficile. No, quello di Fellini è rimasto molto famoso anche perché poi Fellini si beccò una denuncia da De Laurentiis per inadempienza, per non aver fatto quella roba. Lo accusava del fatto che non c'era quel calcolo, era tutta una fantasia, ma esistono le lastre, c'era effettivamente. Poi dopo non c'è stato più, però c'era. È un contenzioso non da poco, un caso molto, molto famoso che, insieme alle memorie di personaggi del calibro di, non so, Cesare Romiti e tanti altri scienziati e non solo, ti fa pensare. Nel senso, molti dei detrattori dicono: vabbè, lui truffava e chi ci andava lì alle sue riunioni era un boccalone cretino. E poi però tu dici, togli dall'ambito Gustavo Rolli, dice, uno non sa che Fellini ha mai conosciuto Rolli, dice, chi era Fellini? Un genio! Aspetta, però Allora, un credeva a quello che genio. diceva Roll. Ah, allora era un boccalone cretino. No, se era un genio era un genio. Dice, però in quell'ambito era un boccalone cretino. Ok, Ma così. molte personalità avevano uso di andare da Roll a parlare, a chiacchierare, a chiedere, assolutamente. Più di quelle che pensiamo, che si sanno. Molti in effetti. Poi
Poi il progetto passò in mano a Manara per un fumetto, anche quello mai finito, parla Merva, della cosa sull'inferno dantesco. E vabbè, alla fine hanno fatto Dante's Inferno il videogioco, in qualche maniera non è proprio la stessa cosa che aveva in mente Fellini, ma... Ma non preoccupatevi, ci penserà Netflix a fare una versione in CGI dell'inferno dantesco con la stessa grafica dei Cavalieri dello Zodiaco. Politically correct. Esatto, e saremo tutti a posto così. Intanto il benvenuto a VIP Philpol 2. Beh, ben arrivato, ben arrivata anche a te sul canale. Max, sì. Tu come la vedi questo rapporto tra... Roll, la medicina, la scienza, è dicotomico o è possibile trovare un punto di contatto? Cioè, ti sembra strano che un uomo così spirituale, credente per sua stessa missione, però poi avesse di mandarsi, cioè, guarda, vai a fare delle analisi, c'è qualcosa di brutto, vai dal dottore. No, lo trovo corretto. Sì, perché alla fine lui, allora, se voleva fare il santone guaritore, quelli erano gli anni, sì, eravamo un po' gli sgoccioli, ma quelli erano gli anni giusti, perché c'erano e andavano parecchio di moda quelli che si millantavano in grado di fare guarigioni, c'erano maghi, stregoni, cose del genere, che poi in realtà erano tutti truffatori. Stirpavano polli, fegati di pollo. Sì, 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 esatto. Vero. E si facevano pagare. Lui invece, come dicevamo prima, non si faceva pagare, però se aveva l'illuminazione, la possibilità di vedere qualcosa, lo faceva giustamente trattare da chi sa trattare quel tipo di problematica, quindi dalla medicina. Penso che fosse assolutamente coerente col suo pensiero. Di fatto, se per assurdo lui avesse invece provato a fare qualche cosa di strano per guarire le persone, probabilmente l'avrebbero guardato ancora con più sospetto. Sì, infatti. Magari non era lui il primo a non essere in grado di farlo e semplicemente non lo faceva. Magari poteva farlo, ma non lo faceva per altre motivazioni. C'è anche da dire che se stiamo parlando nella sfera del sé, fosse stato in grado di fare veramente qualcosa di questo tipo, avrebbe avuto una fila davanti casa che non finiva più. E con tutto il bene che poteva volere alle persone, insomma, capisci che potrebbe anche in qualche modo destabilizzare, avere a che fare con delle persone che in quel momento credono talmente in te che tu magari sei in grado anche addirittura di guarirli da qualcosa di terminale. E se poi non funziona, e se poi qualcosa non deve andare per quel verso e comunque la persona non guarisce, è tutto un effetto boomerang, perché tu appena fai una cosa giusta allora tutti ti osannano, appena ne sbagli una sei finito. Sì. Credo che il suo approccio sia stato più che corretto. Più che... Non era quello il suo scopo. Esatto, esatto. Non era il curare le persone, ma cercare di farle evolvere. Ed è quello che ha sempre detto. Vero. È quello che ha sempre detto. Da quel punto di vista, in effetti, è sempre stato abbastanza coerente in ogni sua affermazione. Poi bisogna anche considerare che magari in tutto questo ci possono essere anche dei limiti. Chi lo sa? Cioè, non necessariamente... qualcuno può arrivare a tanto, può arrivare a toglierti una malattia, a farti guarire. Magari non è possibile questa cosa. Magari è possibile autoguarirsi. Invece. Magari è esatto, potrebbe essere... Con una forma pensiero diversa, con un mood diverso, in un'altra società. Certo. Torniamo a quello che dicevo prima. Sì. No, certo, è chiaro. Basta vedere anche lì gli effetti del placebo, cosa sono in grado di fare. Certo. E quindi... Vero, peraltro quel tipo di approccio alla medicina, alla cura del corpo, che adesso viene chiamato in Occidente olistico,
cioè che non guarda semplicemente al sintomo di una malattia, ma allo stato dell'intera vita, dell'intero corpo di una persona, cercando di curare le cause e non i sintomi, che invece è quello che di solito fa la medicina occidentale, perché è il modo più semplice e veloce. È un approccio che la medicina orientale, soprattutto quella indiana, segue da sempre e che adesso hanno scoperto in Occidente, tentano di applicare. Poi, tra l'altro, Purtroppo, la dimmi. nostra medicina non è neanche il 90% dei farmaci non cura, toglie i sintomi. Che Sì, esatto, cioè diverso. toglie il sintomo momentaneo in modo da renderti sopportabile il male che hai dentro, con l'idea che tu sopporti il sintomo e prima o poi il tuo corpo guarisce. A meno che non sia una roba da rimettere insieme chirurgicamente, ma quella è una cosa che la medicina indiana faceva, come anche la nostra, da tempo immemore. Quando era necessario farlo, lo si fa. Quando invece è un male di un altro tipo, si può fare un approccio differente. Lo stanno scoprendo anche in Occidente, ma anche quella cosa dei colori. Non è strano che in un certo tipo di architettura, ad esempio anche quello della stazione spaziale, abbiano usato un certo tipo di colori per colorare l'interno, sapendo dell'efficacia e dell'effetto che hanno sulla psiche delle persone, per calmarle, per generare calore, per alleviare l'ansia, cioè non è una cosa che anche in Occidente ormai è appurata, che esiste e hanno Cromoterapia, effetto sulla certo. psiche. Sì, cioè. Un tempo probabilmente la utilizzava solamente l'MK Ultra, adesso lo usano anche per farti comprare le cose nei supermercati. Cioè, non è un caso che l'Apple abbia scelto di avere tutto quanto bianco, eh. Cioè, non è che se lo sono inventato un giorno e detto, oh, facciamo che sarà tutto bianco. No, il cazzo. Hanno fatto una ricerca ben specifica per scegliere perché apparire come un tempio divino. E l'effetto che hanno avuto sulle persone è quello di una venerazione ai limiti della religione, Sì. effettivamente. Cioè, quindi. Beh, ragazzi, non c'è, raramente cose come queste sono fatte per caso. No, Allora, ecco, assolutamente. Nulla è a torniamo. caso. Esatto, nulla. Torniamo un attimo al role storico. Molta gente, non solo detrattori, ma anche semplicemente persone che parlano di lui, parlano del fatto che lui fosse famoso anche nei circoli del fascismo e nel nazismo. Vorrei ricordare comunque a chiunque. Parta per la tangente in merito che Non avevi è tanta scelta. stato con la Resistenza, ok, c'è addirittura una piazza intitolata a suo nome per le persone che ha salvato durante la Seconda Guerra Mondiale. Non era un filo né dell'uno né dell'altro, ok, è evidente direi. Quindi piano con i giudizi, però queste persone erano interessate effettivamente alle È sue quello che dicevo capacità. prima, sì. Ci ha avuto a che fare, quindi, con personaggi della Repubblica di Salò, del regime fascista e poi dei nazisti che hanno occupato l'Italia dopo il 43. Sì, perché ovviamente, come penso che chi ci ascolta sa, c'era una parte nel nazismo, c'era una parte voluta proprio da Hitler che si occupava dell'occulto, dell'occultismo e di tutto quello che ne concerne, perché non so se cercava la pietra filosofale o cosa cercasse anche lui, tipo, appunto, dicevamo prima di Steven Spielberg, l'Arca Perduta, anche quello è. È vero che all'epoca erano alla ricerca di questi artefatti, assolutamente, perché cercavano questa cosa. Quando hai tutto questo potere e sei interessato a queste cose, certo te lo utilizzi per i tuoi interessi. E quindi automaticamente sarà stato contattato anche lui, perché era nel fior fiore della sua scoperta di questa capacità, e quindi appunto avrà fatto chissà quanti esperimenti con loro. Però appunto ha aiutato un sacco di gente, ha salvato un sacco di gente. Cioè, lui non era assolutamente d'accordo ideologicamente. Lui portava solo avanti un discorso, anche perché forse probabilmente era pure obbligato a farlo, perché o così, non Non credo che avrebbero accettato un no come risposta, a naso, così, effettivamente. No, sì, anzi, probabilmente ha sfruttato questo suo essere all'interno per salvare il più gente possibile. Sembrerebbe che sia stato quello il meccanismo, distraeva queste persone in modo da. Però quello che molti dicono, secondo me sbagliando ampiamente, per cose, sai, gli articoletti un po' così, no?
che andavano da lui per farsi predire il futuro. Non ha mai predetto il futuro nei termini in cui potrebbe interessare a uno che deve prendere una decisione in guerra, ad esempio, vai a ovest invece che a est. E se anche l'ha fatto, allora vuol dire che le ha detto le cose sbagliate perché alla fine hanno perso, quindi ha fatto bene. Se l'ha fatto in quel caso, evidentemente è andata. Sì, Cioè, non. in quel caso sì, so che comunque poi in futuro appunto personaggi famosi andavano da lui a chiedergli questo, però la sua risposta non penso che sia stata una predizione del futuro, ma magari quello che avevano bisogno di sentirsi dire in quel momento, come a Fellini in quel momento gli ha detto di finire di non fare quel film. Evidentemente comunque a queste persone una risposta dava, perché se poi davano credito comunque al personaggio che lui era e continuavano a frequentarlo e a osannarlo, vuol dire che evidentemente qualsiasi cosa a prescindere lui abbia detto ha funzionato, era veritiera, era giusta. Max, tu hai letto anche tu di queste cose, sia ai tempi del fascismo e del nazismo che dopo? Sì, ma secondo me ci può stare anche questo, perché io ho sentito delle sue registrazioni dove appunto parlava del suo incontro con il Duce, dove gli diceva appunto che il Duce ormai era lì, e quindi chiedeva a Roll come vedeva le sorti della guerra. Lui chiaramente gli ha detto che insomma ormai c'era più niente da fare, Era secondo lui. evidente un po' per tutti, Ma però era va bene. evidente, Cioè. esatto. E credo che questo sia una parte forse di Roll che in qualche modo è quello che ci collega di più alla sua parte più umana, più normale, perché lui stesso non ne faceva una grande, chissà quale grande rivelazione di questo aneddoto. Semplicemente diceva come stavano le cose, però chiaramente il Duce non l'ha presa bene. Non l'ha presa affatto bene. Poi, a quanto pare, sempre per quanto riguarda il salvataggio di tutte quelle persone, io tra l'altro, se non ricordo male, Roll era un alpino, Sì, giusto? Era stato un un capitano, se alpino. non erro, degli alpini. E che lui aveva praticamente fatto capire a un gerarca che non avrebbe dovuto fare qualcosa, adesso non mi ricordo più se fucilare, giustiziare qualcuno, perché sapeva che cosa c'era nei cassetti della sua scrivania a casa sua in Germania o in Austria, non mi ricordo Mi dove. sembra Dresda, una roba del genere. Gli disse che cosa c'erano nei cassetti di casa sua a Sì. E Dresda, una roba simile. chissà come mai quell'altro ha cambiato idea. Ecco, in quel caso potrebbe anche essere che la sparata è indovinato, perché a quell'epoca tutti avevano qualcosa da nascondere, o forse veramente ha visto qualcosa e è andata bene, nel senso che questo ufficiale non ha più eseguito l'ordine che era stato stabilito, insomma, meglio così. Wow, no, è interessante. Gisella dice forse, e dico forse, vedeva il futuro delle persone, ma pensava che rivelarlo non fosse giusto. Probabile. Vendendolo dal suo punto di vista, cioè che lui mirava alla crescita spirituale delle persone, potrebbe avere senso. Cioè, se gli dico qualcosa, rischio che queste persone non facciano più niente o non crescano. Cambino il loro destino. Anche perché, come diceva sempre, secondo te lo cito, il buon Doc Emmett Brown, il futuro è come te lo crei, quindi quello che vedeva magari era un futuro possibile, magari dicendolo non si sarebbe avverato, sarebbe cambiato, quindi non. Anche Merlo dice riguardo l'incontro con Mussolini, che lui disse Duce la guerra è perduta. Si dice, però io non ho letto la data precisa di questo incontro, non so nemmeno se lui l'ha mai detto o quando esattamente ci ha parlato. Glielo disse verso la fine degli anni 30, quando non era palese la sconfitta, quindi quando era già iniziata la guerra, ma ancora non era ovvio che l'avrebbero persa, diciamo, nel 1939.
39 era appena iniziata, chissà, non so. Beh, ma noi eravamo già messi male, cioè Noi avevamo messi male prima ancora che iniziasse, cioè non sapevamo che avevamo. non potevamo combatterla. Cioè, Beh, Mussolini però. non sapeva come dire a Hitler: scusa, non ho i soldi per gli armamenti. Guarda, Niente, devo utilizzare qualcosa. A parte l'alleato Galeazzo Musolesi che posso mandarti tra le Sturmtruppen, per il resto, oi. Ma ci provo con l'Albania, ma non so come va a Sì. finire. Sì, è dura, effettivamente. No, non so quando, non so se ci sia, quando gliel'ha detto, quando ha avuto questo incontro. Non lo so, questo neanch'io mi ricordo esattamente, forse non lo diceva neanche nella registrazione Non lo con sapevo. precisione. In ogni caso, non credo. Cioè, non lo so, è un po'. Era ovvio che a quel punto non potesse più tornare indietro Mussolini. Una volta che firmi il patto d'acciaio. Sì. Cioè, nel senso, vediamola così. Se avesse tradito Hitler prima, ci avrebbero invasi nel 40 invece che nel 43. Non c'era verso a quel punto. Ci avrebbero comunque invasi, a quel punto sterminati tutti, probabilmente. Mussolini per primo. Perché avrebbero sterminato i Sì. fascisti, cioè i nazisti, se avesse tradito e detto: ah, no, no, Roll mi ha detto di non partecipare, ciao. Bravo. Ok. Non so come se sarebbe andata malissimo subito, invece che dopo 3 anni. A quel punto era già troppo tardi, obiettivamente. Sì. Però, chissà. Però bisogna dire che anche il regime fascista era piuttosto interessato alle cose non troppo normali. Ora, Hitler si era fatto la divisione Hanne Nerbe, cioè tutte le robe lì. Poi si era fatto. Io mi sono fatto un po' Ma un'idea. tutti si interessano di queste cose, Quell'epoca se ne interessavano in tanti. ma C'erano dei anche famosi. adesso. No, è vero, però il regime fascista, cioè, aveva dei famosi hangar fuori Milano che poi adesso sono stati abbandonati perché figurati, sono anche passato vicino, c'è l'erbaccia cresciuta in mezzo, hanno lasciati dove tenevano cose, qualcuno diceva che avessero trovato degli UFO caduti in Ah, Valpadana da sì. qualche parte che li stavano studiando. In America ci sarebbero 4 musei, qua in Italia non l'ha lasciato andare a macero quell'edificio, che anche solo per l'edificio sarebbe valsa la pena di tenerlo insieme. Vabbè, non importa, avremmo potuto avere una Roswell a Raw a Milano Quindi dov'è Fiere. che andiamo a farci un'esplorazione col canale? Riapriamo il canale per fare l'esplorazione Veramente, guarda che all'area sarebbe. 51 nazista, cazzo. No, no, sul serio, cioè, invece, vabbè, qua è andata tutta a puttana. No, io l'idea che mi ero fatto in realtà di come funzionavano le cose ai tempi del regime di Hitler è che lui era interessato e della gente che era molto più interessata e ne sapeva più di lui ha usato i suoi soldi per Sì. fare delle cose, dicendogli: sì, ti portiamo la superarma, fidati, tu dacci i soldi che dobbiamo andare in Tibet, in Egitto, in Antartide, fidati, ti riportiamo quello che vuoi, vincerai la guerra. No, non l'ha vinta. Ok, cioè, per me l'hanno fregato. Ma sai che io ho sempre avuto un po', perché ho letto parecchi libri sul nazismo esoterico, sulla storia, eccetera, ma Sì, anch'io. io ho sempre avuto un po', come dire, la percezione che Hitler non è che fregasse poi così tanto dell'occulto, cioè, o meglio, era interessato perché aveva il suo astrologo personale, aveva il cartomante, le aveva tutte, era interessato alla lancia di Longino, però il più fanatico in assoluto era Himmler, Sì, era lui. decisamente. Era lui che era molto più dentro questo genere di cose. Secondo me Hitler magari ne era molto più interessato prima. Poi a un certo punto ha cominciato a disinteressarsi un po' della questione esoterica, mentre Himmler no, è andato avanti fino all'ultimo. Lui e anche Hess, perché anche Hess era piuttosto dentro. Lui faceva parte della, com'è che si chiamava quell'altra? La società di Thule, di Atule, cui sì. faceva parte anche Hitler Sì. e il loro maestro spirituale, peraltro, di cui adesso non ricordo il nome, ma era lo stesso per entrambi, era molto più anziano di loro, l'aveva fondata quella società. Sì, assolutamente. E
Cioè, nel senso, quello in cui loro credevano all'epoca non era una stranezza nel quale credevano solo loro, ci No, credevano infatti. tutti, in Sì. tutti i paesi del mondo, negli Sì. Stati Uniti c'erano circoli che facevano queste cose un sacco di tempo, in Inghilterra. Questa gente si ritrovava molto prima della fondazione del partito nazista tra di loro in un castello in Inghilterra, non mi ricordo dove, appartenente a una Anzi, famosissima famiglia nobiliare. Cioè. per assurdo, da dopo questo interessamento così vasto è sempre stato più occultato l'occulto e più screditato, mentre una volta era più, diciamo, alla portata di tutti, cioè Sì. molte di più persone erano interessate e credevano e portavano avanti certi discorsi. È Sì. stato poi trasformato in una cosa di Sì. nicchia, È in una cosa. vero. Tant'è che ho ancora delle pagine, nel senso, ancora in epoca fascista, dove c'era un rigidissimo controllo della stampa per un sacco di notizie di tipo diverso, quando però uscivano delle notizie riguardo UFO, li facevano pubblicare. Cioè, finché non è iniziata la guerra, quando anche quel tipo di notizie, dato che uno poteva scambiare l'UFO per un aereo americano, fino all'inizio della guerra, in realtà quelle cose lì venivano pubblicate tranquillamente. Controllavano le pubblicazioni di omicidi, ma riguardo cose di quel genere, sì, pubblicatele tranquillamente, non era un problema, cosa che è diventata successivamente, in realtà. Anche se in Italia c'è stato. Sono stati molto tranquilli nel pubblicare queste cose anche nei quotidiani nazionali fino agli anni Ottanta. Poi basta, sono tutte ridicolaggini, stupidaggini, fine. Però è interessante questo atteggiamento. E immagino che fosse lo stesso atteggiamento che avevano nei confronti di Roll. E che un certo tipo di elite ha mantenuto anche dopo, poi in realtà, eh? Cioè perché tranquillamente. Sì. Hanno iniziato a parlarne male solamente dopo che è morto, in pratica. Perché fino ad allora, fino a quel momento, in realtà, a parte che era anche poco conosciuto alla massa. Cioè, non è uno che è diventato super famoso nell'arco della sua vita. Al grande pubblico, intendo, eh. Beh, grande pubblico sì, perché comunque appunto il discorso che dicevamo prima, queste erano argomentazioni da un certo tipo di persone, non era più. Poi ovvio, negli ultimi anni, diciamo, dall'uscita di internet, è ovvio che la conoscenza in generale ha avuto più accesso, le persone hanno avuto più accesso a più informazioni, più velocemente, più easy, più facilmente. Quindi Chiaro. automaticamente si ha anche più seguito alle varie Ah. informazioni, vari personaggi che sono vissuti magari in una nicchia, e da lì poi c'è stata più possibilità di sapere quello che hanno fatto e quindi di incuriosirsi. Chiaro. Beh, io chiaramente invito quelle persone che sono in chat con noi a fare delle domande se vogliono, nel senso. Buonasera, vi consiglio Nebbie dal passato e l'oscurità dimenticata, il libro che tratta il gabinetto RS-33 istituito a Mussolini per studiare l'UFO atterrato dalle nostre parti. Quello di cui abbiamo appena accennato. Sì, tra l'altro in quegli stessi anni, oltre a quello che disse Tesla, un'altra persona rifiutò di condividere con i governi del mondo, non solo quello fascista, le sue conoscenze e per poi sparire nel nulla, che era Majorana. Che rifiutò di far parte del progetto Sì. Manhattan, così come di condividere le sue conoscenze con il governo fascista e sparì nel nulla e chi si è più visto. Cioè, sono diverse persone in quegli anni che hanno affermato di aver incompreso delle cose che l'umanità non era pronta a sapere. Ma in quegli anni, cioè, non, la data del, cioè, fine 1800 è stato un, insomma, nel 1873 è stato un periodo in cui si sono decise le sorti della società moderna, cioè le basi, si sono decise le basi di una società moderna, gli illuminati, ma non gli illuminati che intendiamo adesso, gli illuminati quelli veri, cioè le persone illuminate, le grandi menti dell'epoca si sono ritrovate per capire, ok, come mettiamo le basi per questa società? Cosa facciamo? E hanno messo le varie possibilità sul banco e poi ovviamente hanno scelto quella più sbagliata. Invece che far evolvere le persone, quindi crescere personalmente, evolversi, hanno deciso di controllare le masse, opprimerle e controllare col bastone la carota e tutta una serie di falsità.
Ci sono, sì, il gabinetto R733, quello a cui ha accennato dottor Lamb, esatto. Lì infatti c'è un telegramma dell'ufficio telegrafico di Milano Sì. con l'assoluto disposizione di Diavolo, assoluto interspazio, un silenzio. altro presunto atterraggio su Sì. so. Aspetta, Ventriloquia. d'ordine personale del duce, disponesi assoluto silenzio sul presunto atterraggio su suolo nazionale ad opera aeromobile sconosciuto. Stop. Confermasi versione pubblicata diffusa a dispaccio. È bellissima, alcune cose non si leggono bene, però è Eh sì. bellissima questa cosa. Personale et giornalisti, stop. Beh, è troppo bello. Perché c'era questo modo nasale di leggere proprio, che doveva Esatto. essere così, perché si vede che ti imparava Esatto. fino alla testa. È bellissimo. Deferimento Tribunale Sicurezza dello Stato, stop. Inchiesta conforme al ricevimento, stop. Affari speciali. Attenzione agli alieni. Bellissimo, bellissima questa cosa. Veramente sono fenomenali. Però, cioè, nel senso, all'epoca non avrebbero scritto ordine del duce per scherzo. No, No. no. Quindi l'ha veramente fatto lui. Cioè, è interessante questa cosa, adesso, con tutti i giudizi che uno può dare sulle sue scelte riguardo agli alleati e altre cose. Però è interessante questa cosa. E non erano, cioè, tutti i governi del mondo l'hanno fatto. Secondo me lo fanno anche adesso. Però allora, quando questo fenomeno è venuto alla ribalta maggiormente, tutti se ne sono interessati. Tutti quanti. Non per niente, una volta finita la guerra, americani e sovietici hanno rastrellato tutti gli scienziati che hanno potuto trovare che si occupavano di cose di questo genere. Tutti. Sono spartiti tutti, certo. Esatto, cioè non volevano assolutamente l'operazione Paperclip, quella fatta dagli americani. Non so che nome avesse quella fatta dai sovietici, ma quello era. Infatti, perché noi, cioè, noi spesso parliamo di quello che fa l'America, perché Certo. loro fanno trapelare più roba, ma noi non sappiamo quello che, cioè, sappiamo pochissimo di quello che fa la Russia o la Cina. Ma sì. Che Sì. hanno un territorio molto più vasto di tutti quanti gli altri. Sì. E chissà, c'è cioè, Tunguska, per dire uno. Lì, cioè, dalla Russia non esce niente, eh. Se esce perché te lo vogliono dire loro. Ma Bah. chissà In cosa, realtà anche dagli Stati Uniti, perché io cosa dubito fanno. che loro disseppelliscano davvero tutti gli archivi perché c'è scritto Però per sai, legge che devi farlo. C'è anche nell'America c'è anche l'insider, sai, che comunque ti fa Sì, uscire dici prima o poi qualcosa ti di dice tanto, qualcosa. mentre in Russia sono proprio sono fatti cresciuti apposta per una certa cosa. All'epoca poi era anche una guerra ideologica, quindi era più facile trovare persone che fossero, come dire, ligi al loro dovere, perché ci credevano veramente a questo scontro di ideologie. E Gisella, gliel'abbiamo chiesto, ma Roll non si è mai espresso in maniera precisa in merito agli alieni, quindi non sappiamo che cosa di preciso ne pensasse. L'ho chiesto prima a Clay, ma purtroppo non c'è Venuto fuori che a niente. quanto pare l'unico che ha associato Roll agli alieni sono stato io prima. Esatto. Però, cioè, considerando, prendendolo alla lontana, quanto il suo pensiero si avvicina a un certo tipo di pensiero orientale, diciamo affidabile allo yoga e discipline simili, loro non sono mai stati contro la possibilità che esistano altre specie viventi in altri pianeti, quindi perché No, no? anzi. Sarebbe anche uno spreco per Dio se è Dio aver fatto un solo pianeta dove c'è una specie vivente e non aver mai più provato da nessun'altra parte. Cioè, perché hai messo milioni di triliardi di altre stelle? Allora, che spreco E è? poi, Non ha adesso ti dico, senso se poi ne fai uno abitato. Cioè, io dai. voglio buttare benzina sul fuoco, però Prego. obiettivamente, se c'è un Dio che ha fatto solo noi e basta, il nostro pianetino, cosa non mi potrebbe portare a pensare che
questo Dio sia un essere superiore che semplicemente sta sperimentando nella sua vaschetta di scimmie di mare. È brutta detta così, La però fine di Men in Black, cioè, sì, è una sei biglia dove proprio c'è la nostra il galassia. Dio che ci ha creato, a immagine e somiglianza, ok, allora c'ha due gambe, due braccia, una testa, le mani, e quindi ci ha creato come ci ha creato e dove siamo contenuti, quanto è grosso, se proprio dobbiamo stare A fare le pulci. Dice, a fare. secondo la moglie fantasma, Dio ha fatto un test, ha visto com'è andata, ha buttato il progetto. Da un'altra parte c'è un Probabilmente. pianeta abitato da criceti giganti. Può anche essere, certo, ogni galassia è un esperimento diverso. Dice, no, I no, questi. pigiani sono da una parte, i grigi dall'altra, gli esseri di luce dall'altra. Allora, se me lo dici, se Esatto. me lo intendi così, il Dio, allora vedo ancora uno più superiore dei superiori. Può essere, o magari è È solo una. No, nostro, non mi piace. Cioè, non mi piace. vabbè. Posso capire, posso capire. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, la questione, il denaro e quant'altro, i quadri. Ok, ecco. Lui ha mai avuto. Adesso, lui nella figura di tua madre ha avuto, diciamo, una biografa ufficiale, ma ha mai avuto degli allievi a cui ha effettivamente insegnato questa tremenda legge che lui ha compreso trasmettendo questo sapere a qualcuno? Aveva un adepto, un discepolo? Non penso, so che mia mamma una volta mi ha raccontato che fa, ma non puoi spiegarmi che cos'è questa legge? E lui fa, ma se io ti parlo di colori dicromatici, tu capisci che cosa ti sto dicendo? I Perfetto. colori dicromatici, cosa sono i colori dicromatici? Non lo so. Non li abbiamo ancora scoperti. Dice, Ah. tu conosci, per noi, l'ha detto. Secondo noi, secondo la nostra conoscenza, abbiamo tre colori e da quei tre colori fai tutti gli altri. In realtà i colori, non so se sono 18 o quanti, però noi non li concezioniamo, non abbiamo la concezione, quindi di cosa ti devo parlare? Ah, ok, Questo era il concetto suo. quindi era proprio un problema di basi di conoscenza, Sì, cioè, non posso spiegarti il concetto. quello che ho capito io perché non capiresti neanche l'incipit. Sì, perché il concetto di base proprio è da sradicare e ricostruire. Ah, O avere la ok. mente talmente aperta da riuscire a introdurlo a quello già, però la vedo dura. Per quello che siamo qui a dire il mistero, il salotto del mistero, e non siamo a parlarne davanti a milioni di persone tranquillamente, serene. E gli unici che di solito lo fanno davanti a milioni di persone sono quelli che dicono che era una bufala ed era un truffatore. Esattamente. A loro vengono Sì. No, concesse ma dico platee in di milioni di generale, a parte di persone. Roll, in generale di questi Sì. argomenti, di queste cose, di questa evoluzione spirituale, cioè non si parla mai davanti a milioni di persone di evoluzione spirituale, mentre sarebbe la cosa da fare. Rendere consapevoli milioni di persone di questa cosa, di questa energia collettiva, e allora lì forse sì, riusciremo a elevarci tutti quanti insieme. Ma Raggiungeremo finché la massa siamo critica per tenuti. l'evoluzione. Sì, che siamo tenuti, tra l'altro in questo momento particolare, che in cui parlando con le persone, con Antonio Lupino e altre persone, in questo momento il sole, le macchie solari stanno rigettando l'energia che il sole ha assorbito fino adesso e sta elevando energeticamente l'universo, cioè almeno la nostra galassia. E noi siamo in piena botta di questa cosa qua, per quello che ci sono parecchie persone che fanno cose strane, persone che si sentono in depressione, che fanno cose fuori che normalmente non farebbero, persone che si sentono fuori luogo, perché siamo in questo momento di, a quanto pare, di transizione energetica, che l'universo ci sta cercando di elevare. Ah, non Questo è un sapevo. discorso molto interessante che ho scoperto da poco e voglio approfondire. Poi anche lì, non è che me ne ha parlato Pinco Pallino, è una persona che so essere una persona affidabile, che
uno studioso vero e proprio, non quelli da tastiera, diciamo. Ah, non i leoni da tastiera, non gli scienziati da tastiera. Ok, no, stanno mi Sì, è una cosa incuriosisce che ha questa interessato cosa. molto anche a me, questa qua, e infatti volevo approfondirla. Ne ho Ciao parlato con Andrea. Fabio, volevo fare una puntata, appunto, riaprire le I Want to Believe. Ah, ok. Sì, No, che è il beh. programma mio, I Want to Believe. Mi piace come titolo del programma I Want to Believe, chiaramente. È una cosa che ci coinvolge tutti. Qua, tornando un attimo alla questione della famosa diatriba tra Roll e gli illusionisti tipo Sylvan. Ok, questi illusionisti che dicono, affermano a parole, posso rifare tutto quello che fa Roll. Però io poi, diciamo, vedendo dei filmati, io li ho visto fare una cosa, due, to, di quelli che si diceva facesse Roll. Ok? Però non ne hanno mai rifatte tutte, o perlomeno tutte quelle cose a cui le persone che lo conoscevano hanno detto di aver assistito. Ovviamente qua si entra nel campo del vuoi credere a queste persone? O secondo te hanno mentito tutte e sono tutti scemi? E lì alza le braccia, uno può dire no, erano tutti scemi, li drogava quando entravano in casa, oppure andava a casa loro e li drogava il vino, non ne ho idea, non lo so, lì è un problema, dice, dar fiducia o meno alle parole di persone che in altri campi sono ritenute dei geni, ma vabbè, non importa. Però, nel senso, la mia domanda è, se anche Io queste persone... non ho Dimmi. bevuto niente, né vino né acqua, niente, quindi mi è venuto mal Ok. di testa, per carità, però non sono stato drogato, a meno che se era nell'aria, però a sto punto era drogato pure lui, quindi. Vabbè, uno direbbe sì, era drogato, infatti credeva di avere i superpoteri, potrebbe essere anche questo. No, non lo so, che però no, quello che volevo dirti è se anche un illusionista riuscisse a riprodurli tutti dall'inizio alla fine, a parte che farlo davanti a una videocamera di questi tempi non sarebbe affatto una prova che sia tutto Non è vero. credibile lo È stesso. come vedere i trucchi di magia quando vengono ripresi e trasmessi in TV. Il montaggio è parte del trucco. E il montaggio è sempre parte del trucco. Poi si fa in maniera diversa, distrae. Però, ok. Se anche uno li riproducesse tutti, questo non vorrebbe dire che quello che faceva lui era quindi tutto finto. Cioè, nel senso, anche se uno li sapesse riprodurre, non vuol dire che quindi lui usasse dei trucchi. A parte il fatto che mentalisti e illusionisti hanno detto, alcuni ovviamente, non quelli che lo odiavano, hanno detto no, non è vero, non so come spiegarvelo, non è un mentalista, non segue i canoni del mentalismo, ci hanno anche scritto dei libri sopra, ok, però, nel senso, anche se fosse, questo prova che lui era un truffatore, cioè provare che potrebbe essere una truffa non vuol dire che sia una truffa, oltre No, al infatti. fatto che non chiedeva soldi e quindi... Dove sta la truffa? Anche Pro avrebbe fatto tutto questo. Un conto Ma è poi... uno. Io in generale dico, se chi dice di avere questa possibilità può fare le cose per le persone e si fa pagare, sta mentendo, si sta fregando. Perché chi ha veramente queste capacità non ti chiede niente. Non ti chiede niente. E anzi, se sei tu che gliele vuoi dare, molte volte non le accettano neanche. Mi è successo, sì. Le Dimmi, persone che Max. hanno veramente queste capacità, tutti quelli che ti chiedono dei soldi, favori, cose, no, stanno alla larga. Ma questo per tutti, Sì. a prescindere. Ma... Perché chi ha queste capacità lo fa per, ce l'ha e lo sa perché ce l'ha e lo fa per tutti. Lo sa qual è il suo scopo, non è di certo lucrarci. Beh, poi lui non aveva neanche tanto bisogno per sua fortuna, No, cioè stava infatti. abbastanza bene No, infatti. di suo, quindi amen. Ma poi la cosa che invece non riesco a capire, qua mi ricollego alle prime cose che ti dicevo all'inizio sul CCAP. Dimmi. Vabbè, io mi domando allora,
Lui non sarà certo stato l'unico mentalista, se vogliamo definirlo mentalista, o prestigiatore dell'epoca. Perché Sì, perché ha no, cambiato cioè. così tanto? Esatto, quindi perché solo lui era questo grande mistero? Cioè, io ne conosco di mentalisti, prestigiatori, mi fanno i trucchi, sono bravissimi, sono. Però non mi danno quella fascinazione da dire, Perché lui ok. alla fine non faceva trucchi da mentalista, non faceva cose da mentalista. La gente rimaneva Esattamente. impressa alla persona e non perché faceva le cose che potevi vedere da qualsiasi altra persona, perché Esatto. evidentemente in quel momento ti succedeva qualcosa che tu ti rendevi conto non poteva essere plausibile, fattibile. Esattamente, volevo arrivare proprio a questo. Esatto. Perché voglio dire, allora avremmo dovuto avere a quest'ora centinaia di roll di cui parlare. Invece no, c'è solo lui. Sì, Quindi. è come dire, tra tanti cialtroni, perché ti ricordi del mago Telma? Perché lui Esatto. era quello che era più sfarzoso. Sì. Esatto. Loro erano quelli più Loro erano. sfarzosi, attenzione, ricordati il plurale, attenzione, ok. Sì, in effetti lui rimane impresso anche perché, credo, ha sempre affermato che i suoi non erano trucchi, non erano magie, erano cose la cui spiegazione stava nella matematica e nella scienza, ma una scienza alla quale ancora non si era arrivati. Cioè, secondo lui, con un po' di preparazione, chiunque avrebbe potuto fare le stesse cose che faceva lui. Non era nato con il gene X mutante, ma non erano neanche trucchi. Trucchi nel senso di c'è qualcosa di nascosto, un asso nella manica, una finta caraffa, quel cacchio che è. No, erano giochi matematici che influenzavano la realtà o che ti facevano vedere la realtà in maniera diversa da quella con cui, no in cui normalmente noi la percepiamo. Sì, perché infatti il punto non era intrattenere gli ospiti, fare i giochi da baraccone, ok, ma appunto attraverso questi esperimenti, come li chiamava lui, portare le persone a Una capire che cosa c'è sotto, ed è una questione molto, molto diversa. sì, una matematica non euclidea. E cioè, lui ha detto delle cose che oggi, in parte anche nella cultura pop, la gente dice: eh beh, la fisica quantistica e la teoria del caos. La gente si riempie la bocca di queste cose come se sapesse che cosa sono. Ma siccome ne hanno parlato in Big Bang Theory, allora tutti quanti dicono: vabbè, è vero, ne hanno parlato in Big Bang Theory, allora esistono, è vero. Però all'epoca nessuno sapeva che Scusi un queste cose secondo. potevano avere un senso. Riguardo l'incontro con gli scienziati, si dice che abbia incontrato anche Einstein e Enrico Fermi tra le varie persone che ha incontrato, ovviamente. Per cui non è che lui abbia sempre rifiutato di incontrare delle persone di scienza. Non No, aveva infatti. un'avversione preconcetta verso gli scienziati, perlomeno. No, assolutamente, lui era una persona di scienza, comunque, per quello che, come ho detto prima, lui avrebbe voluto confrontarsi con la scienza vera, anzi il suo scopo penso che fosse proprio quello, cercare di anche di far evolvere, ma non solo devi credere a quello che faccio, ma lavoriamo insieme per capire come fare per farlo comprendere a tutti. Invece non ha trovato queste opportunità, ha trovato solo gente che lo screditava, lo additava e voleva sfruttare l'onda, diciamo. Perché anche il CICAP, se vogliamo un po' spalare sul CICAP, noi dicono sempre: confermatemi l'evento paranormale, confermate l'evento paranormale qui, lì, su, giù, destra e sinistra. Bene, Maurizio Armanetti, rabdomante. Milionario, ma non è milionario perché è nato milionario, è milionario perché gli danno i soldi per trovare le fonti dove andare a costruire le spa. Lui l'ha detto, quante volte è andato al CICAP, gli ha scritto e ha detto: va bene, facciamolo, ve lo confermo io. Non gli hanno mai risposto. Stessa cosa, quando anni fa, negli anni 90, che dicevano tanto dei cerchi del grano, ah sì, si possono fare qualsiasi disegno. E con Maurizio Baiata, Tom Bosco e tutti quanti gli hanno detto: va bene,
facciamo i cerchi nel grano, ma col disegno che diciamo noi. Non è un disegno, quello che è apparso lì, tal dettaglio, il giorno, bla bla bla, e vediamo se me lo fai fare, se me lo riesci a fare. Gli hanno mai risposto? No. Quindi gli conviene, fanno, se la tirano e se la menano con questo milione di dollari in palio solo quando gli va bene. Sì. Perché poi quando veramente c'è da, vieni, vieni che te lo faccio vedere, non si presenta, non ti rispondo. Sì, poi con i cerchi del grano sono stati clamorosi. Avevano detto che li causavano i ricci in fregola. Ma sì, ma poi, ma per carità, adesso c'è chi li fa, chi li fa, gli artisti, ma li Sì. dicono subito, l'ho fatto io. Cioè, Sì. ma ci sono certi, come quello che è apparso negli fine anni 90 di fianco al Seti, mi fa quella parabolone del Seti, che palesemente è la risposta a quello che abbiamo mandato noi negli anni 80, 70, Sì, quando era, palese 70. risposta, però cazzo, in un campo enorme. Un disegno in 3D in un campo enorme apparso in una notte di fianco al Seti. Che cazzo ti devo dire di più? Cioè, Io credo che quelli del Seti quella mattina abbiano avuto dei problemi di defecazione, poi non lo so. non abbiamo sentito niente, però qualcosa è successo. Non so, allora, Andrea ci chiede se mesmerismo è stato già tirato fuori. Non ha niente a che fare con quello che faceva Rory, il mesmerismo, quindi no, non ne abbiamo parlato. Lui non praticava il mesmerismo e non era un ipnotista, che è un po' alla base del mesmerismo. Non c'entra niente con quello che faceva lui, quindi no, non ne abbiamo parlato. Secondo la moglie fantasma, il milione se lo sono già fumati loro. Cioè, questo, il milione che hanno promesso, in realtà se lo sono fumati, probabilmente. Però è vero quello che dice Giselle: lui voleva incoraggiare le persone a sviluppare certe facoltà, o almeno a crederci. Perché iniziare credendo che una cosa sia possibile è l'unico modo per poterci arrivare. Dato che secondo lui era una questione di crescita spirituale, di evoluzione spirituale, un percorso. Non iniziatico nel senso dei circoli esoterici che stanno tutti segreti tra di loro con i cappelli da massoni. Era una cosa diversa quello che lui intendeva, secondo me. E infatti, non ho letto da nessuna parte che abbiano detto che lui aveva contatti con la massoneria, nonostante abitasse a Torino e fosse frequentato un certo tipo di persone, perché hanno un concetto differente proprio. Cioè, la massoneria è più del ce lo teniamo segreto tra noi e tutti gli altri sono delle merde e li domineremo. Lui aveva un atteggiamento Attenzione, opposto. attenzione. Lui era un massone, ma di quale Ok. massoneria? Quello Ah, ok. è la differenza. Ah, Quella ok. che lavora Non per l'avevo un letto da nessuna senso parte o del fatto quella che che lui. lavora da un'altra? Ah, ok. No, non avevo letto che fosse un massone. Beh, di sicuro non di Io quelli che so vogliono. questo, io so questo. Esatto. Perché comunque quando si sono. Noi abbiamo visto, io. Noi abbiamo vissuto gli anni 80, siamo l'ultima generazione che è stata cresciuta apposta per cercare di contrastare quello che poi è stato, perché c'è stato un momento, inizio secolo, appunto, come dicevo prima, che la massoneria in generale, quindi quelli che tiravano le file della società, stavano cercando di contrastarsi le due fazioni, di capire chi avrebbe riuscito a prendere, sarebbe riuscito a prendere più terreno. E quindi ognuno portava avanti il suo progetto. Adesso purtroppo abbiamo capito che la massoneria buona ha perso, ha fallito, non ce l'ha fatta. Sta a Vedendo come noi. sono messe le cose, a naso uno direbbe andata di merda. Io sono pessimista purtroppo su questo, lo so, me ne rendo conto, però noi al momento non abbiamo niente, non possiamo fare niente se non essere in balia di quello che succederà e combattere al momento giusto, combattere in tutti i sensi. Comunque noi siamo stati l'ultima generazione cresciuta apposta per contrastare queste situazioni. Infatti, per fortuna, dopo il 2020 c'è stata una grande fetta di persone che la pensi in un modo, che la pensi in un'altra, ha capito che c'è qualcuno al di sopra che tira i fili, che c'è tutto un disegno che sta andando avanti perfettamente come deve andare per portarci a qualcosa che molti non sanno. Io penso. Comunque non è niente di buono. È un reset totale per ricostruire, per quello che dicevamo prima, però se poi ricostruisce quello che mi ha buttato giù tutto prima, siamo allo stesso punto di partenza.
Siamo punto a capo. Non ci sono delle buone premesse. Io Non. forse sono un po' estremista, io sono cresciuto, ormai si dice in mezzo ai complotti, ma io non la vedo come complotti, ma semplicemente come unire i puntini. Io ormai sono 43 anni e posso dire che sono 35 anni che sono in mezzo a queste cose, ho conosciuto personaggi che all'epoca quando li ho conosciuti non sapevo chi fossero, l'ho realizzato poi dopo con chi ho avuto a che fare. E quindi io l'ho vissuto in modo diverso, non l'ho vissuto tramite uno schermo che leggevo cose di un blogger sconosciuto dietro, che ne so io. Ho parlato con persone nell'epoca in cui si ricercava nel vero senso, cioè tu vai nella biblioteca della città tal dettaglio, vai nell'archivio di quello, vai a cercare i documenti negli archivi ufficiali, vai a cercare queste cose. E quindi, diciamo, tra virgolette, una consapevolezza diversa. Io sono più pessimista in quel senso, perché ho una consapevolezza diversa di quello che poi magari è sbagliata, non te lo so dire. Uno potrebbe dire speriamo che sia sbagliata perché Come io speravo, cazzo, guarda, però quando se così fosse uno si succede chiede ok, non ho ragione io, non è una questione di complotti, ma allora perché il mondo va così di merda? dopo il 2020, quando eravamo chiusi in lockdown, tu non sai quante persone mi hanno chiamato, perché io per i 15 anni precedenti, quindi da più o meno dal 2005, io ho iniziato un mio percorso personale di divulgazione di tutte queste informazioni. E quindi ne ho parlato con le persone giuste, ne ho sempre cercato di parlare il più possibile di tutte queste cose. Poi ovviamente più passa il tempo, più ho simili informazioni, più va avanti. E quindi ho sempre parlato di queste cose e non pensavo sinceramente di viverle. Ho detto, ma sarà la generazione successiva che le vivrà, quindi non mi preoccupo, ma non tanto. Quando sono iniziate a succedere queste cose, e la gente mi telefonava e mi diceva: ma com'è che sta succedendo quello che tu mi dicevi 10 anni fa? Cioè, non lo so. E adesso fidati che passa, c'è il livello successivo, c'è il divide et impera. E infatti è successo il divide et impera. E io non è che. Quello c'è un po' da sempre, non è una novità, Ma in adesso hanno effetti. fatto il divide et impera su un'argomentazione particolare. Quindi chi si è sempre Stanno interessato, espandendo. chi si è Bisogna sempre sempre trovare interessato. un nuovo nemico, in ogni ambito, c'è sempre da trovare un nuovo E nemico. screditare chi è anni che porta avanti, che c'ha anche volendo magari le prove di quello che dice, però viene buttato nel calderone in mezzo a una valangata di stronzate, Certo. e quindi non sai più. E la gente, tra virgolette, normale, che si trova a dover scegliere l'informazione, ovviamente non sa. Dice, c'è quello che ti fa vedere la foto del chip grosso così dentro al lago, l'altro che ti dice: ma sono tutti pazzi, e poi però trovi la conferenza del nostro ministro della transizione ecologica e quindi industriale e tecnologica, che si è trovato nel 2014 a parlare di nanomacchine iniettabili nel corpo, che la sua ditta per cui lavorava le aveva già fatte, che potevano cambiare, sostituire le cellule morte cioè. E allora dici, allora forse non è tanta fantascienza che mi possono mettere delle nanomacchine, perché questi già lo No, fanno, cioè già l'hanno stando realizzata. sufficientemente attenti alle notizie, ricordando invece di dimenticare, uno si rende conto che molte cose E le vengono hanno dette in già realtà. dette, e le hanno Cioè, già dette. vengono dette alla Forse luce del le hanno sole, non anche le fatte nascondono. dimenticare Sono e le fatte. seppellite nel mare delle informazioni esistenti, passano in secondo piano, c'è il Grande Fratello, bisogna pensare ad altre cose. E c'è una guerra, c'è il terrorismo, c'è quello che ti pare, per cui vengono perse nel marasma di cose, no? È come dicevano in Johnny Mnemonic, c'è il sovraccarico di informazioni che ti fa impazzire perché non sai più che cosa è vero, che cosa non lo è, che cosa è importante, cosa non lo è, bombardato tutti i giorni attraverso schermi che non puoi spegnere o che è sempre più difficile spegnere, effettivamente. Ed è così, così. Cioè, adesso c'è la sindrome di chi è tagliato fuori dai social. C'è una sindrome psicologica, psichiatrica riconosciuta. Chi è tagliato fuori dai social e senti di essere stato lasciato indietro dal tempo, dagli altri. Ma beati No? loro,
Immagina in così Io poco tempo è nata una sono nuova malattia. Facebook, YouTube, però non sono uno di quelli che pubblica. Io odio i social, per essere sincero, però non puoi non averlo, ovviamente, soprattutto se devi fare un certo discorso. Non puoi non averlo. Poi in effetti sei tagliato fuori da un certo punto di vista. Per Però quanto è diventata Facebook una non mi serve un sindrome. cazzo, ne sono consapevole. No, no, certo. Ok. Allora, io volevo chiedervi un altro paio di cose prima di lasciarci. Sì, buonanotte. Ma non le trovo più. E allora, scusate un secondo. Allora, sì. Tu sai, almeno tua madre ti ha mai spiegato per quale motivo. Lui, per quale motivo Roll amava tanto usare le carte da gioco per i suoi esperimenti, o almeno per gli esperimenti che faceva con le persone che lo vedevano soprattutto per la prima volta? Perché sceglieva proprio le carte da gioco, che sono nella cultura di massa universalmente riconosciute come la prima cosa con cui si fanno i giochi di prestigio? Ok. Guarda, ho visto un discorso su una serie che tra l'altro, poi magari ne parliamo, è una serie particolare che ho trovato riscontro in una situazione reale che sta accadendo adesso. Christian praticamente parla di questo personaggio, di questa persona che lui della malavita, è un picchiatore della malavita e a un certo punto riceve un dono e guarisce le persone, no? Allora lui crede che sia il potere divino. Invece in realtà è il potere di Satana. E comunque in questo frangente c'è un discorso che fa, adesso non ho capito, non si capisce ancora chi è Dio e chi è Satana nella serie, no? Comunque c'è questo discorso che viene fuori, che tu per riuscire a entrare in sintonia con una persona, per collegarti con una persona, devi usare il gioco. E le carte sono il gioco per eccellenza. Quindi io penso, questa è una cosa che ho realizzato in questo momento che tu mi hai fatto la domanda, collegandola a quello che ho sentito in quella cosa lì, che in effetti ci sta, è vero. E magari lui utilizzava questo per iniziare a mettersi in sintonia con te e quindi capire evidentemente se appunto tu eri la persona per farti il giochino di carte. O portare avanti il discorso e farti il gioco più interessante, cioè il gioco, farti l'esperimento, farti l'esperienza, farti provare l'esperienza più interessante. Può essere che sia per quel motivo. Penso. Interessante, Max, Io sono tu uno che credi? collega i puntini, infatti stasera già ho collegato due puntini, uno è questo, l'altro non me lo ricordo già più, però non è. Prima o Ci poi sta. ricorderai il puntino. Secondo te questo è il motivo? C'è cioè una chiave per entrare nella mente delle persone e usare le carte? Penso di sì, perché è partendo proprio dalla fascinazione, quindi da quel modo, beh, di fatto noi siamo sempre affascinati dalle persone che ci propongono in qualche modo una visione diversa dalla realtà, ci sanno stupire. Siamo tutti lì con gli occhi sgranati a vedere i maghi quando fanno i loro giochi, quindi potrebbe essere una buona chiave di partenza proprio per introdurre poi quello che può essere il messaggio. Basta vedere quello che accade ad esempio anche solo nella scienza, soprattutto tra i fisici teorici. Credo che siano tra le persone che se la spassano di più al mondo, perché secondo me si divertono come dei matti, perché tutto quello che fanno è teorizzare e rappresentare l'impossibilità di quello che può essere espresso a parole attraverso esempi a volte che possono essere riprodotti nella realtà attraverso proprio dei giochi. Michio Kaku, ad esempio, che è un fisico, secondo me si diverte come un matto, cioè lui costruisce cose, fa forca, magari è capace di farti partire un missile terra-aria, solo
solo per spiegarti che ne so, la gravità funziona così. Oppure, cioè, ti stupisce con quello che fa, rimani così e poi ti dice, visto? Ecco, questo succede perché un meccanismo del genere lo vedo anche nei racconti di tutte le persone che hanno conosciuto Roll. In qualche modo erano tutti tornati un po' fanciulli, secondo me, davanti a lui, in qualche modo, perché era proprio in grado di arrivare a stimolare quello della gente che, rimanendo appiccicata e stupefatta da quello che faceva, erano portati a riflettere, magari a trovare un messaggio nascosto tra le carte di Roll, chissà. Può essere, è interessante come cosa, no? Perché il fatto che lui usasse le carte è una delle cose per cui dicono: ah, vabbè, era un prestigiatore. Le carte le usa il Mago Silvan, qui per lui, e quindi anche lui faceva trucchi da mago. Ma è un po' come dire, io accendo la lampadina, quindi il sole non esiste. Cioè, i maghi, Sì, dopo è un po' troppo sì. facile, dici, come spiegazione. Cioè, per Cioè, allora. analogia, d'altro canto, lui ha fatto con le carte, stando chiaramente alle testimonianze delle persone che hanno visto i suoi esperimenti dal vivo, cose incredibili. Primo, non a casa sua. Secondo, con mazzi che portava la gente da fuori. Okay? C'è una testimonianza, ad esempio, di Cesare Romiti, fece un esperimento per lui davanti a lui e il signor Romiti mandò un suo autista a comprare dei mazzi di carte in stazione. Ok? Cioè, non li portò Roll con sé, per dire, ok? E ci sono diverse altre cose. Un esperimento che mi ha colpito particolarmente è, lui, in un'occasione, davanti a diverse persone, c'erano presenti anche dei prestigiatori, cioè degli illusionisti, ok? Che facevano parte della società, non mi ricordo come si chiama, Amici della Magia di Torino, ok? Che hanno rilasciato anche delle interviste in merito. Lui fece, avevano dei mazzi di carte, fece prendere 8 carte da uno, 8 carte dall'altro, e gli disse: queste carte qui formeranno 2 cifre che andranno moltiplicate tra loro, e il risultato saranno le prime, non mi ricordo quante carte, del terzo mazzo che voi aprirete. Fecero la moltiplicazione e disse: cavolo, c'è un guaio, nel risultato ci sono 6, 6. E in un mazzo di carte nuovo con 52 carte, di 6 ce ne sono 4. Ok, quindi tecnicamente sarebbe stato impossibile che nel mazzo appena comprato, appena aperto, ci fossero casualmente dei 6 in più. Poi ci rifletté un secondo in base a quello che dicono le persone che erano presenti, disse: non importa, apritelo, funzionerà comunque, cioè sarà così. E in effetti loro aprirono il mazzo, tirarono fuori le prime non mi ricordo quante carte, e quelle erano esattamente la cifra della moltiplicazione. E c'erano 6-6 nel mazzo appena aperto, comprato in maniera del tutto casuale dalle persone che andarono lì ospiti. C'erano 2-6 in più. Dici, non ce li ha potuti mettere lui. Anche perché lui non manipolava mai le carte, le faceva manipolare dalle persone che erano lì presenti con lui. Non era lui a usarle con le sue mani, che è quello che fanno normalmente quasi tutti gli illusionisti. Ok, ci sono degli illusionisti che fanno delle cose incredibili, ma veramente incredibili, ok, però sono loro che le hanno in mano, ok? Soprattutto quando fanno apparire cose che non c'erano, apparentemente. È diverso, cioè lui le faceva manipolare da altri, mazzi portati da altre persone, persone che poi ogni tanto mentivano. Un tizio ha detto, un altro di quelli con cui lui fece questi esperimenti, lui gli fece sparpagliare le carte sul tavolo e disse: tu indicane una qualsiasi, sarà il 2 di fiori. Dice: vabbè, come faccio a sapere? Fidati, sarà il 2 di fiori. Lui scelse una carta, era veramente il 2 di fiori. E lui continuò a dirgli: guarda, la prossima che sceglierai sarà l'8 di quadri. E lui, appositamente per rovinargli l'esperimento, scelse la stessa carta che aveva appena scelto, ma sollevandola era cambiata. Era come se l'universo si accordasse in modo da rendere le cose quello che Roll gli aveva appena detto che sarebbero state.
ma non toccava le carte. Ora uno chiaramente può dire il tizio ha scritto una stronzata, era d'accordo con Roll, perché cosa non si sa. Vabbè, ok, se uno non vuole credere non crede a niente, ovviamente. Ma Sì, se è poi siamo sempre vero, lì, siamo ok, sempre lì. ovviamente. Che motivo avrebbe uno, cioè. Teoricamente nessuno, anche perché erano delle persone che non avrebbero avuto di che guadagnare a dire che le cose che faceva Roll erano vere. Erano più persone, essendo in molti casi dei giornalisti e in alcuni casi degli scienziati o altri illusionisti, avrebbero avuto più vantaggio a dire è tutto falso, come ha scelto di fare Silvan e altri come lui. Ma altri invece hanno scelto di dire no, guardate, per quello che so io di illusionismo e mentalismo, non ci ho capito un cazzo. Non so come lo fa, appunto, e non saprei riprodurlo. Ma guarda, Sono io due scelte diverse di atteggiamento di fronte a cose. Uno dei più eclatanti, secondo me, avvenne in un hotel. N non era la stanza, non era la casa dove abitava loro, non era la sua stanza. Loro portarono il solito mazzo di carte portato da una persona. Loro presero una carta, cioè disse a una persona: scegli una carta di questo mazzo qui. Falla vedere a tutti, tutti quanti la videro, tutti quanti si segnarono che carta era, poi disse: adesso falla a pezzi. Ok? Falla a pezzi e buttala dalla finestra. Dopodiché misero via il mazzo, loro contarono le carte del mazzo, tutti quanti contarono le carte del mazzo, 52. Misero via il mazzo, dopodiché gli chiese di contare di nuovo. Erano ancora 52. E c'era la carta che avevano appena fatto a pezzi. Da sotto venne su il portiere dell'hotel portandogli la carta che era finita di sotto, a pezzi. Cioè, o tutti lì dentro, compreso il portiere dell'hotel, hanno mentito per qualche tornaconto personale, allora vuol dire che Roll si è svenato pagando un sacco di gente, ma non è che si sono arricchiti con lui, oppure come ha fatto a fare una roba del genere? Come ha messo la 52, come ha rimesso la 52esima carta mentre il mazzo non era nelle sue mani, era nelle mani di qualcun altro? Davanti a tutte quelle persone e non al buio, sai, le sedute spiritiche dell'Ottocento, al buio, una lucetta, le cose. No, no, cioè davanti a tutti, luce, tranquilli, in casa di qualcun altro. Sì, ma poi c'è anche il caso del un altro aneddoto raccontato, non mi ricordo da chi. Dove uno degli invitati al suo circolo ha fatto le stesse cose che faceva Roll, perché Roll quella sera lì gli aveva detto: guarda, stasera sono stanco, e gli ha trasfuso in qualche modo i suoi poteri e lui ha cominciato a fare tutto quello che poteva fare Roll. Poi ha detto che era tutto esaltato dalla cosa, a casa ci ha riprovato, ma niente, non funzionava più. Vedi? Quindi, cioè, com'è? Wow. Cioè, io a malapena so mischiare le carte, se all'improvviso divento un prestigiatore, cioè io mi faccio due domande. Sì. Insomma. Sì, obiettivamente sì, in effetti. Cioè, questa cosa della trasfusione di poteri non l'avevo letta, però è interessante, Sì. effettivamente. Dicevo, sono stanco, adesso ti do le chiavi dell'universo per mezz'oretta, eh. Poi però me le lasci quando esci di casa. Ah, wow. Ah, Quando esci chiudi, lascia interessante. sotto lo zerbino. Esatto, un SCP. Cosa vuol dire SCP, Andrea? Non so che cosa. Chiara sto tizio un SCP. Non so cosa significa SCP. Questo acronimo mi è. Non lo SCP. so. Non so cosa significhi l'acronimo. Non lo so. E mi spiace. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, perché ce n'erano tanti di cose veramente interessanti esperimenti che ha fatto. Vabbè, quello del vaso che è svanito davanti alla parete e poi è apparso nell'altra stanza. Anche quello, non in casa propria, oltretutto. Anche quella è complicata come cosa, obiettivamente. Cioè, non so. Peraltro, vorrei fare un piccolo elenco di persone che hanno, come dire, confermato di aver assistito a questo genere di cose. Tra i tanti,
giornalista e poi direttore del Corriere, Luigi Bazzoli, Cesare Romiti, lasciamo perdere, amministratore delegato della Fiat di Alitalia, ok? Alcuni giornalisti del Resto del Carlino e poi direttore di France Soir, quindi non era un povero coglione. Qualche colonnello dell'aeronautica, scrittore di diverso genere, degli illusionisti. Dei fisici, degli scienziati, uno ad esempio è una tale Graziella De Coster, davanti alla quale fece un trucchetto, fece la materializzazione di una scritta. Erano al ristorante, c'era una cameriera, uno di loro disse: è carina, però ha la faccia un po' equina. Lui fece un gesto per aria, poi disse al tizio di controllarsi in tasca, non mi ricordo se il tovagliolo o un fazzoletto, aveva trascritto la sua frase: è bella ma ha una faccia un po' equina. Ecco, è la stessa roba, vabbè, no, con un'altra frase, un altro disegno, l'ha fatta nell'episodio che ho raccontato prima. Ecco cos'era, sì. Questa qua era una cosa che faceva spesso, di disegnare, scrivere nell'aria e poi ti diceva guardati nella tasca e ti tirava fuori, e ti tiravi fuori il biglietto, o il fazzoletto o quello che era. Fenomenale questa cosa. Peraltro, poi un'altra delle cose che gli imputano tutti i suoi detrattori è che lui distruggeva i prodotti dei suoi esperimenti. Non so, il messaggio, le cose, lui distruggeva tutti in modo che non potessero essere eventualmente controllati da qualcuno. Però tu hai detto che possiede ancora delle cose sue, delle cose che lui ha fatto. Che tua madre ne ha avute Ha di cose. degli oggetti che sono appartenuti a lui. Poi, Ok. che io sappia, non aveva foglietti o cose. Cioè, io ho un anello piegato da Uri Geller, con la mail di Uri Geller, che l'ha fatto mia mamma anni fa. Però no, di roll del genere no. C'era il suo diario, dove c'è scritto tutta la... E era appunto della dottoressa, era lasciato alla dottoressa, quella che dicevo prima, che però è morta e quindi adesso non so più dove sia il suo diario. Ah, E quello era cavoli. un cimelio non indifferente, anche se comunque sarebbe stato penso incomprensibile per tutti noi. Beh, è interessante. Qua, nelle testimonianze che ho letto c'è scritto che allora, qualunque cosa di valore, non l'ha o lo ha distrutta o ha chiesto che venisse donata a degli enti benefici. Così riferiscono le persone a cui è successo. Altre le ha distrutte perché non voleva che qualcuno potesse arricchirsi vendendo cose fatte da lui. Ah, sì, certo, sì. E non voleva che si sviluppasse un commercio sotterraneo di cose fatte da Roll che della gente avrebbe pagato milioni probabilmente per avere, ne sono abbastanza certo, e non voleva che succedesse, quindi le distruggeva per quel motivo là. E quindi chissà, non saprei. Ecco qua. Questo qua è l'anello che ha piegato Uri Geller Oh. davanti a mia mamma. Wow. Poi c'è, vabbè, la sua mail, ma quella è meglio che non la faccio vedere. Ok, no, è curiosa questa cosa, no? Dei cimeli veramente interessanti, accidenti. Devo ancora scoprire, c'è un sacco di libri adesso, devo vedere. Cavoli. Ok. Allora, andiamo verso la chiusura della live. Voglio sapere da voi, da entrambi. Allora, secondo voi, per quale motivo oggi c'è tanto accanimento contro la figura di Gustavo Rolla, al punto che, ad esempio, la sua pagina di Wikipedia lo definisce a chiare lettere, in buona sostanza, un truffatore, nonostante non ci siano prove concrete che lo sia stato. Stai Però, parlando di Wikipedia. no, vabbè, ok, senso, è l'enciclopedia più usata al mondo al momento, Non vuol dire che sia attendibile.
No, 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 non ho detto questo. Wikipedia ha un sacco di errori come qualsiasi enciclopedia poi in realtà. Però ci sono alcune figure verso le quali c'è un certo accanimento. Cioè, se anche vengono modificate le pagine da qualcuno che magari non è totalmente d'accordo con la spiegazione ufficiale, queste vengono cancellate, riscritte e qualsiasi versione differente cassata. Perché è Questo tanto un perché problema? noi ci accorgiamo di questo, ma come questo chissà quante altre cose vengono cancellate e cambiate. E È tu facendo così possibile. cambi la storia, è così che si cambia la storia nella nostra epoca. Basta cambiarne il ricordo. Pian piano la gente dimenticherà ogni altra Comunque versione. penso perché appunto è un personaggio che comunque non ce ne sono stati altri, nessun altro ha fatto le cose che fa lui. O perlomeno non si è palesato. E quindi è per quello, sta lì, sta sul grugno a molti. Max. E poi è preso anche appunto perché essendo un personaggio che è un personaggio di punta, quindi sai, il perno su cui molti dicono, ma guarda, quel personaggio lì faceva queste cose qua, com'è possibile? E secondo me una delle fratture sull'azione di screditamento di queste cose. E quindi va martellata spesso. Quindi è un accanimento terapeutico dal loro punto di vista. Bisogna continuare a battere sul fatto che era tutto falso, così Sì, non capita per errore che qualcuno ci creda. Perché essendo appunto un personaggio che comunque è rimasto nella storia pesantemente, molti personaggi storici e grandi persone l'hanno conosciuto e si sono appoggiate a lui e hanno confermato quello che lui era, quindi è un simbolo. Ok, Max. Ma sai cosa? Che penso che la sua figura, come quella di molte altre, possa in qualche modo spingere la gente a pensare fuori da degli schemi oltre i quali non si vuole che la gente vada. Perché Esatto, sì. poi, prendere l'abitudine a pensare diventa brutto per certi personaggi, perché decade completamente tutto il sistema di controllo, che poi all'interno di questo sistema è tutto un po' compartimenti stagni, dove io faccio questo ma non dico cosa fa quell'altro, io so solo che devo fare così perché sono in qualche modo stato istruito a fare in questo modo, perché poi il premietto c'è il premietto. E tornando sempre indietro e salendo sulla punta della piramide, i premi sono sempre più grossi. E chiaramente è da lì che parte il tutto, è da un sistema di controllo molto più esteso e probabilmente quasi incomprensibile ai più, proprio perché è talmente strutturata come cosa che è difficile anche semplicemente spiegarlo in due parole, però tutto parte dal presupposto che se esiste un potere e il potere esiste, chi ce l'ha? Lo esercita, punto. E lo fa in modo piramidale. E quindi tutte quelle che sono figure come quella di Roll o di altri personaggi, che poi al di là del fatto che possono essere stati davvero quello che dicono di essere stati, o soltanto prestigiatori, perché possiamo sempre dare il beneficio del dubbio anche a quelli là. Volendo dare anche a loro il beneficio del dubbio, diamogli un contentino, una caramellina. Che cosa succede? Che comunque, nel bene o nel male, questi personaggi fanno pensare le persone.